E buonasera, buonasera, buonasera e buonasera. Non ho il logo acceso. Buonasera, buonasera. Con logo acceso. Buonasera. Parlami, con parlami. Logo acceso. Okay. Buonasera. Che bella sta cosa che non devo aprire voice meter, guarda. Mamma mia, sono contentissimo. Ci credo. Grazie burro di arachnidi per i 14 mesi. Schifo. Beh, non mangiarlo. No, no, anzi, grazie a Dio che c'è da mangiare. Per ora. Oh, madonna. C'è un aggiornamento di Inside the Backroom, te lo dico. Appena ora l'ho visto. Vado di ad ben aggiornare. 9 mega e 69, mao, nice. Spero sì. Che abbiano sistemato tutto. Tutto. Tutto, è un altro gioco adesso. Speriamo. Grazie a Q per il raid e a Ruka, non ti libererai di me. E chi si libera? Dal male? Grazie a Francis per i 27 mesi, buonasera, buonasera. Com'è? Com'è? Siete ganzi? Siete dritti? Caldo? Caldo sì, caldo sempre. Però c'ho 25 sì. Gradi in questa stanza, nonostante io stia sudando come un cammello. Qua dice... 32, bene. Mi è partito il trailer di questo gioco mentre sto parlando, che non avevo guardato e mi sto cagando addosso e non so se... Fa paurina, sembra dal trailer, però potrebbe essere uno di quelli che i primi due sono jumpscare e poi solo noia. E poi... Forse. Non ci resta che noia. Esatto. Hello Danielle, hello Binge. Chiama quando vuoi, dice Lino. E lo chiamo, però aspetta, ci vediamo. Vai. Di là, che non voglio sì, fare le chiamate nuove. Dov'è? Eccola qua, vado. Paparaparapa, wow. Sera. Paparaparapa, chiamami quando vuoi, ma non risponde. Ma che cosa? Sai che non ha l'audio, prendo la sperle, sai? Guarda. Lo so, però scusami. E lo sto facendo. Ecco qua, che devo andare a scrivere. Ha vinto Vince la Battle Royale? Pare che non Lino. Ha risposto. Bastardo. Lino. Sì? È tre perché ore? Sì. Tu. Cibo. No. Tu. Chiami tu quando vuoi, ti chiamo, non ore. Rispondi. Ha bel tempo di arrivare a te, però guarda, sono lontano. Al telefono. C'è il telefono col filo, quello tutto arrotolato, che poi sempre una parte del filo è arrotolata dalla parte storta. Esattamente. Che fastidio. Come state? Io male. Bene. Come stai male? Che hai giocato? Ho fatto un grave errore. Dai, sentiamo. Che hai giocato? Un platformer, non li so giocare, sono stato mezz'ora a fare lo stesso livello e cadevo sempre giù. Cos'era, Hollow Knight? No, è allora un gioco platformer bello. Di Itch. Ciao Camparilli, è tipo quello lì di il prequel, comunque quello collegato a Andy Farm, non ricordo bene il titolo. Ah, il prequel? E com'è, a parte il platformer? Che cazzo ne so, non ho giocato un no, secondo. No, ma dai! Ma non riuscivo a superare il livello. Lui è il giornalista che ha giocato a Cuphead. Sì, no, ma oh, voi scherzate. No. Te lo ricordi? Sì, i platformer, vi giuro, io non li so giocare, non li capisco. Perché io salto, a parte che c'hanno i tasti strani, che cazzo mi significa saltare con la Z? Ma ho una tastiera! Z. A parte il fatto che chi è che usa la tastiera no, aspetta, ti spiego io perché, vediamo se ti risolvo l'enigma, non è compatibile. Ti muovevi con le freccine. Madonna mia, che non vabbè, la so ovvio, fare sì, la certo. Mano destra. No, allora, certo, sì. Certo, è normale, lo fanno sempre. Ma è peggio ancora, saltavi sì, con sì, la sì. X? Sì, certo. Come i giochi di una volta. Ma scusa, perché non il pad? Perché non era supportato? Boh. Ma non hai risposto alla mia domanda. Non lo trovo. No, si chiama Rabbit Knight. Rabbit nel frattempo, grazie mille a Francis per i 27 mesi. Addio, mi ricordo che c'è anche uno spin-off e al Barone, di Endis, che però non è ufficiale. Fede, che è stato abbonamento, ci esatto, regalo, grazie mille, rinnovate. Sì. Non è ufficiale, no, questo qui invece non... dovrebbe essere proprio... E non lo trovo, vabbè, apro Endis, va, okay. Io purtroppo non ci posso mai niente, non li so giocare. Ragazzi, la comodità delle freccine dipende, molto personale. Leila. No, tipo, appunto... C'erano alcuni momenti dove mi dovevo girare a destra e a sinistra e non la facevo proprio, cioè cadevo come un pero. Ma è un è fatto tipo Castlevania 2.
Sì. Ah, figo. Ah, carino. Eh sì, infatti. Bello. Ma con la tastiera no, però. C'è piuttosto. Ma Castlevania non è un platformer, però, Lino. Cioè, a malapena. Beh, ho capito. Allora, c'è una forte componente no ragazzi dai era dai, solo a volte poi non no, so no, se questo era tutto a saltare era beh, tutto a saltare comunque i Metroidvania ce l'hanno il platforming poi non è, ma no, non ma è Mario Castlevania Simons questo non è un Metroidvania normale è molto più un'avventura normale di Castlevania che... in generale per dirti una cosa cioè se cadi giù devi ricominciare tutto grazie da capo. Zio Fufu grazie mille signor gatto e modo per la compagnia grazie mille ma in che gioco ricominci dal salto che hai mancato Lino quale che mi piazzo da me certo infatti quelli che non esistono neanche no però veramente voi perché non mi avete mai visto giocare a Crash la prima volta il mio primo gioco è stato Super Mario e Hulk quindi sono come giocati Super Mario e Hulk sono stati i miei primi giochi. Erano Hulk, lo stesso cos'è? Gioco o Hulk il gioco per il Game Boy Advance? No, Hulk il gioco per il Super Nintendo. Ah, ah madonna santa. Quello è esattamente, che non li sapevo giocare, però vabbè ho iniziato con quelli, ma io non ho giocato tanto sono quello per il Game Boy Advance di Hulk, del film era. Sì, non Dio. Posso, non riesco a saltare, non ce la faccio, ma Garbs, oltre le mie capacità. Città del Gatto Nazionale, ma assolutamente no, ma il tasto subati. Ciao Gatto, sono di nuovo con te ancora, si vuole bene altrettanto, grazie mille, grazie a Terkel, ora iniziamo ad essere tanti stimisi. Sempre il migliore di Gattone. Grazie mille. Sì? No, vabbè, dai, Gatto è mutato. Stavo ringraziando le sub per non rompervi i coglioni, non volevo fare il rompipalle. No, Gatto non rompi mai le palle. Non mi sembrava molto convinto. Non mi è sembrato molto convinto questa sua affermazione. No, no. Si scherza, via, giovincelli. Allora, come farla? Speriamo funzioni più che altro. Allora, l'audio è già fastidioso. Allora, io ho scaricato 7 giochi in alternativa stasera. Quindi, no, sbagliato. No, è solo fasmofobia. Anch'io. Beh, io però c'ho anche Ready or Not. Se non vuol dire fare quelli sono problemi tuoi. Nessuno ti ha chiesto. Sì, sì, quelli, se vuoi giocarci da solo, Ready or Not. Ready or Not l'ho disinstallato, sai? Ma tutti, non c'è nessuno di noi ci ha più giocato. Non avevo proprio più voglia. Sì, è stato bello, però. Sì, però è morto. Hanno avuto casini con una mappa. Non so se hai visto. No. Hanno tolto Ready or Not per qualche ora da Steam. Sì, me lo perché ricordo. Hanno dovuto togliere una mappa. Che cosa è successo? Scusatemi. Hanno tolto una. Per togliere una mappa per problemi di copyright. Rinnovate nel loro, treno. Per altri hanno fatto delle speculazioni sul perché l'abbiano tolta. Ma vabbè. E l'hanno tolto da Steam proprio. E dal negozio. Buonasera a tutti. Un abbraccio. Per qualche ora. E poi l'hanno rimesso senza la mappa. Ho capito. Per problemi di copyright devi fare quel lavoro lì. Sei proprio costretto. Sistema tutto. Ti aprono il culo, Alcuni però siccome non hanno ben spiegato, almeno ai tempi della notizia non avevano spiegato il perché, cioè quale copyright, la gente aveva speculato che la mappa fosse troppo simile al Bataclan e essendoci una sparatoria mamma una mia. Mappa oppure che era l'avevano fatto uscire il giorno dell'anniversario di una sparatoria in un club a Miami, insomma, e siccome la mappa era un club la gente si era presa male, però era una speculazione delle balle. Ho capito. Magari non è vero. Ho capito, avevo visto degli screen di quella mappa che sembrava anche carina, tra l'altro. Sì. Però vabbè, ci sta. Ah, mi ha invitato a giocare, grazie, gatto. Prego, prego. Ecco, prego, mi dicono che non vi devo parlare sopra e non vi parlo sopra. Chi te lo dice? Fatti i cazzi tuoi, non ti parlo sopra. Ma siamo Arnold Schwarzenegger, bellissimo. Ma non è no, vero. No, Karim e Brad Pitt. Ma che cazzo? Karim e Brad Pitt. Ma siete guardalo. Tutti e tre uguali da me. Siamo tutti e tre uguali, effettivamente. Però tu sei molto simile a Brad per Pitt, picchiato male. Sei il sosia brutto di Brad Pitt. Come fa a essere Arnold Schwarzenegger? Vabbè, un po' Arnold. Ma neanche Brad Pitt in realtà. Vedi? Mi sembra l'attaccatura dei capelli, la mascella. Mi ricorda un po' Brad Pitt. Ciao, Byron. E Elon Musk? No. Cioè, un po' gli occhi sono quelli di Elon Musk. Brendan Fraser, insomma. No, non mi ricordo. Proprio un Brad Pitt, ma molto brutto. Sì, hanno le spalle piccole, perciò non ti sembra Arnold. E hanno il collo grosso, tra l'altro. E hanno tutti la scogliosa. Le spalle partono dalla parte sbagliata del busto, mi sembra, però non capisco. Poi due sono vestiti super eleganti, uno senza la giacca. È perché se l'è tolta. È il più poi giovane. Fa caldo nelle e poi tra l'altro eleganti, ma col 4 bottoni, ce n'è anche un 3 o un Madonna. 4. Brutto. Ma possiamo parlare del fatto che questo gioco è per 3 giocatori? Massimo. Ma che culo.
Non 4, sì? Non 2, è 3, pensato per 3 giocatori. Culo. Io non penso piangeremo questa sera, però sarà bello piangere insieme a voi. Non pensi piangeremo questa sera? No, penso piangeremo questa sera. Pensi che piangeremo questa sera? Sì. Io soprattutto che non ho la giacca, magari anche un po' freschetto. No, più che altro perché ho provato tantissimi giochi sulle backroom, veramente tanti, e li ho tutti alt F4ali, tutti. Anche questo, io l'ho portato alla fine l'altro. Ma perché tu sei pazzo. Sì. Sei pazzo. Bastava poco, Però va bene, no, dai. Non volevo fare quel poco. Non volevo proprio. Grazie, proprio go. Quel fra per i 19 mesi. Andrea di Masauro per i 39, l'Attiacido per i 21 e Eghi per i 9. È Windows XP. È vero, Windows XP. Non sta scrivendo niente, però. È quello che facevi al lavoro tanto tempo fa. Questo Donne. Facevi? Così è entrato nelle backroom. Lavorava in banca e è entrato nelle backroom, scusi. Quindi? Ah. Eccoci. Ecco la backroom. Ma io la è uguale a prima, è uguale a prima, ma senza scrivanie. Cioè, tu immagini di veramente finire in una backroom mentre sei al lavoro. Che brutta vita. Ciao, Iro. Ma l'audio? Buonasera. Ma il mouse... Ma non sento... Il mouse è di merda. Il mouse è molle, ma per i motivi sbagliati. Ciao, Simo. Ma siamo tutti in parti diverse? E dove siete voi? Oh, no. Sentite l'audio di gioco? Ok. Io non sento solo le luci. Solo le luci, bravo. Però malapena si sentivano proprio. No, ma c'è qualcosa che non va col mouse, non capisco. Oh no, ci sono le frecce, ma è la stessa mappa di quello del mostro pisello, Ma le backroom, gatto, sono sempre, sono sempre quelle. Sempre con le frecce a mano? È allora colpa mia. Le frecce sono identiche, Io già ho trovato una porta. Ma dove siamo? Scusami. Ma ci dobbiamo trovare? Una gara dobbiamo incontrare. No, sai cos'è? La truffa come No Man's Sky. Non... In realtà non è vero. Non è vero. Allora, facciamo una cosa, giusto così. Che cosa vedete vicino a voi? Le frecce. Che domanda niente, del cazzo è? Niente, ma cosa vuoi dire? Ma siamo nella backroom, non c'è niente. Ci sta una porta. Ci allora sta una dico, guarda, Lino, c'è un mobile. Vieni. No, io vedo solo muri gialli. Okay, neanche un mobile, neanche una sedia. Ma vaffanculo, fermati. Con chi ce l'hai? È gatto, mi sa. Io ho scritto escape. Eccomi. Gatto, stai fermo? Girati. Sono fermo, girati chi? Ah, Karim. Io? Sì, sono dietro di te. Ah! Visto? E ti ho visto. Tu sei orribile. Io sono su escape, è una scritta escape, però strappata. Ciao, Fra. C'è una porta qui, Esatto, quello che ti dicevo io. Visto che è servito a dirti. E io dove sono? Apri. Due. Oh, mamma mia. Aspetta, cerchiamo di trovare anche Gattone. Aspetta, sì, chiudiamo allora. Allora, tu sei di là, Gatto sarà a destra. Gatto, 100%. Noi facciamo come dice Lino, siamo alla porta rossa. Va bene, io sono davanti a delle meduse occhio disegnate sul muro. Vai. Sì, quelle che dice It Sees You. Sono backroom cop, Simonone. Quindi per farti capire il livello di... Non correte, perché se corriamo dopo avete l'asma per 7 giorni. L'ho sentito. Oh, ho trovato una scala. Ragazzi, una scala con un buco. E non fare niente. No, troviamoci prima. Stai all'aperto. Hai seguito le frecce per caso? No, sono andato un po' a cazzo. Okay. Grazie Zeta, mamma mia, sono già 50, grazie. Certo, un gioco coop nelle backrooms dove non ti trovi subito. Proprio quel per l'esame, ovviamente. Beh, credo sia voluto. Secondo me spawniamo tutti vicini. Il problema è che... la porta. Ah, allora torniamo indietro. Magari non è la stessa, però. Vedi un attimo. Era una porta al centro. Cioè, non era su un muro. Era in una stanza quadrata. Eccoti. Gatto! Sì, dietro, eccoci! Ma come cammina? Hai solo la bronchite. Questi arrivo gangster. Anch'io. Ma avete la barba? Mamma mia, quanti brutti. Ma tu sei... Arrivo, Sai sono chi te. Sei? Sei l'uomo erectus che trovi nei musei. Guarda sono che è lui, vero. La ricostruzione digitale dei teschi dei primitivi, dici. È veramente vera questa cosa. Ok, si inizia quindi. O l'uomo sapiens, dai, un po' più avanti. Ecco, una porta. Wow. Bello. No dice exit che... here. Quindi mi sa ci che vede, non... dice, ci vede. Left. Left no exit, dice però. E invece però okay. Left capovolta, quindi sarà right. No, però aspettate, venite di qua, che ho visto una scaletta. Sul ragionamento. Andiamo alla scaletta. Guarda il disegno lì. Sai cosa? Secondo me lui non aveva la possibilità di disegnare per davvero, quindi ha preso un'immagine con scritto left e l'ha specchiata. Ma dice che non le ha fatte neanche lui le frecce, proprio. No. Sarebbe incredibile.
Non avevi trovato una scala? Era gatto? Qui al centro, da qualche parte. È un secondo, adesso la troviamo. Comunque, vabbè, sì, quindi non correte troppo perché non si riesce. Ciao, Link. Ciao, Johnny. Però che bello, ciao, della moquette. Sì, anche le luci non sono male. Li ho persi oggi. Mi sono caduti, purtroppo, tutti quanti. Che cosa, i denti? No, allora, voi adesso siete quali vestiti uguali, però. Anche tu. Benissimo. Siamo tutti uguali. Belli questi organismi. Ok, allora ero andato di qua. No, fra. Ciao, Daxus. Non so se seguire le frecce a questo punto. È procedurale? Oddio, Polpetta, non so. Non credo. Io cazzo, andrei effettivamente alle scale. No, ma le sto cercando, Scimoni. Eccole qua. Eccole. Vedi che è la stessa left? Io pensavo delle scale enormi. No, no, è una scala da un operaio. Vai, usa. Oh, let's scaricamento. Go. Come? Ah, vado anch'io, sì. Allora. Oh. Addirittura. E il mobile, ho trovato il mobile. Ma cosa siete, questo bicefalo terribile? Perché è bello, oddio. Grazie, Alidan. Ma questa è casa nostra? Io vado all'altro mobile. Intera. Oh, ragazzi, delle radio. Ho perduto delle fogli. Dell'acqua lì, alla mandorla. Che ragazzi, serve? Ma che cosa ho trovato? È vero. Are you wounded? No. Cure yourself by drinking almond water. Wounded, cos'è qua legge? Are you wounded? Ma che wounded? Wounded? Perché diventi wounded? Pelato quando te... È veramente pelato. Ok. Come hai tolto il documento? Ok. Non l'ho tolto. Che paura. Allora, che documento avete trovato? Perché devo leggere pure. Allora, uno di noi non ha raccolto la radio. Anche io sono un secondo a chi è? Ma perché di là lui? Perché sono diverso? Prima o poi, appena ci vediamo, ti stringo le guance talmente forte che le due dita si toccano. Quindi a breve ci vediamo. Ma dove vai, Karim? Ok, chi li legge questi cosi? Karim, che sa l'inglese. Va bene, dai. We wounded. Informazione. Allora, vai, identità sconosciuta del file. Informazioni. È un umanoide che sembra fatto di cavi, per qualche ragione. Ed è, si crede che abbia il controllo del posto. Quando è chiuso, cosa vuol dire? Quando è chiuso, l'ambiente delle stanze cambia e sembra che sia venga attratto dai device elettronici e le frequenze radio. Quindi sì, se usiamo la radio, testa, probabilmente ci insegue se usiamo la radio, ipotizzo. Quindi, quando sei... Aspetta, ma come è tradotto col culo? Quando sei nella stessa area di lui, stai attento. Non vuoi... Okay. Lo sei vicino, certo. Esatto, occhio che si muore, insomma. Reference. Il team che abbiamo spedito dentro ha fatto questa foto quando questa creatura con i cavi stava... Ok. ...cutendo timore nelle stanze. Non si può paura. Allora, la foto. Ti... Ah, era il cassetto, che paura. Una cosa, allora, io ho trovato delle pillole stressanti. Ve ne lascio. Scusami? Delle pillole antistress. Ah, ecco. Ma una abbiamo un menu. Un inventario, sì. Pillole. Con la I. Lì c'è un altro foglio da leggere. Ma l'hai proprio mangiate, Karim? Scusa. Ma con la testa. Giuro. Guarda cosa hai fatto. Adesso vediamo se riesco. Come si buttano, Giulino? Inventario, tasto. Ci clicchi sopra e fai drop. Ah, ok. Guarda come l'hai raccolta. Dove più? Non riesco più! Ecco, chinati. Io l'ho fatto così. Sei uno struzzo. Ok. Questa è Matrix, è la cosa della Matrix questa. E anche un po' piripi, 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 piripi. Piripi. Ok, andiamo. Piripi. La radio però non abbiamo... Usa, se uso la radio, non la usare, per favore. Ah, ma è per parlare tra di noi? Secondo te? Sì, dice... Non serve. Quindi siamo facilitati, dici? Sì, era meno male questa. Ah, c'è un'altra entità, numero 3. Oh, ma la testa, gatto? Sì, scompare. Sì, quando ti avvicini, ma diventi prima pelato e poi la perdi. Sì, rasato. Tornium. Sì, e poi dopo la perdi se ti avvicini ancora un po'. Aggiorna Tornium, non dovresti avere la pubblicità, sarà un bug o qualche altra cosa. Aggiorna. Oh, che paura. C'è scritto che nell'oscurità queste mura accudiscono qualcosa di misterioso. Un sorriso brillante. Eccolo qua. Che sta nelle ombre, c'è la foto. Dicono che abbia un corpo fisico che non può essere visto dall'occhio umano. E viene attratto da qualsiasi fonte. Sì, qualsiasi fonte di luce. Che ti intrappola nel void delle ombre. Okay. E non vedrai mai più la luce tu stesso. Ricordati.
Un sorriso non vuol dire che rifletta per forza la pace, certo. Anzi, addirittura l'opposto, e quella è la foto. Sapete, io ho solo paura che se uno di noi muore... Dobbiamo ricominciare tutti. Esatto. Ma perché, scusa, no, devi dire queste cose adesso? Non perché credo. Me devo mettere l'ansia. Ma quanto so... Oh, 2, 1, 4... Vai. Aspetta. Allora, 4 e 2. 6 e 1... 7, 4, 3 e 3. E ci c'è sta. Un ascensore. Bello. Ho scritto B di Bari. Basement. Andiamo sarà. Andiamo a Bari. E come si fa? Vai, premi. Ho premuto... aspetta, ho premuto il 4. Ah, vuoi vedere che succede qualcosa? Bisogna mettere il codice, secondo metti me il ma letto come però? Perché sono uno di fronte all'altro. Allora, 4-9, me li ha accettati. Vediamo se... Paura che arrivi il mosso se sbagli. Ok, allora sono 4 numeri. Siamo dei 4 numeri? Vero. Sono 4 numeri, sì. Sono 4 colonne da una parte e 4 dall'altra. Vediamo se c'è il numero scritto dietro o no. Abbiamo un botto di combinazione, ne abbiamo 1, 2, 3, 4 ne abbiamo di combinazione. Aspetta, ma se tu le leggi 2, 3, solo di fila, dai. Tipo 3, 4, 1, 2, o 2, 1, 4, 3. Esatto, sono 4 opzioni allora... se le leggiamo in ordine. Se non le... Ma non è che c'hanno delle porte dentro? No. No, no, infatti ho detto, ma se c'è pure qual è... E allora vai nell'ascensore. No, proviamo a vedere. 2, 1, 4, 3. Però sì, aspetta, 1, stiamo 4, assieme. 3. Mettiamoci tutti dentro un tutti. Secondo. Non credo. Prova, vai, vai. Aspettate, c'ho l'ansia, non posso venire. Non ti avvicinare che perdi i capelli, gatto. Scusami, è detto caso. 2, 1, 4, 3 abbiamo detto? Sì. Però dice B. Col naso li premi. Non gli è piaciuto. Non gli è piaciuto. Ok, allora prova 3, 4, 1, 2. State qua. Ah, al contrario, ok. Sì. Sto di Ancadron. 4, 1, 2. Non gli è piaciuto no, neanche questo. Allora come si fa? Sottraendoli. Sembra che ne manchino alcuni. Sottraendoli. Se mettiamo il numero mancanti. Ma non è che... Aspetta, magari c'era scritto qualcosa prima della stanza? La differenza tra i numeri. Effettivamente è sensata la sottrazione, perché con la somma si va oltre. Con la sottrazione potrebbe diventare però se, e allora fai e allora prova dai 2 5 vai te li dico e no ma 2 5 3 0 0. Ah 2 5 3 0 proviamo a vedere, let's go, vediamo se è così, è fighissimo, prendete la scatola, andiamo indietro così. No, no pers 0 è proviamo al contrario 0 5 a dici no aspetta come era 0 3 0 3 5 2 Sì, 0, 3, 5, 2. Vieni qua. No. Vaffanculo. Allora, com'è? Scusami. Non è sì, rumore sottofondo del gioco da fastidio, lo abbasso. La somma si va oltre, non si può. La somma sì, si va oltre. Se so qua, 6. Perché non possiamo mettere 10. Che codice potrebbe essere, allora? Che ho già 2, magari il numero a sinistra, essendo da 1 a 4, sono l'ordine. Sai che dire? Bella questa. Guarda che Stefano, secondo me l'ha detta giusta. Allora sono 6, 4, 3, 7. Non ho capito, però mi spiega. Allora, le colonne di sinistra. L'ordine. È l'ordine, esatto. Va bene. Queste colonne figo, qui sì, sono sì, sì. Figa sì, come quindi, cosa. Sì, 6, 4. 6, 4, 3, 7. 3, 7. Ah, dai, sì, dai, è possibile. Posso... Bravo, è bella. Aspettate un secondo. Dov'è ecco, sempre? Dove andava? Perché non è qui? Ragazzi, ho da fare in giro per la strada. Ma che c'è da fare? 4, 3, 7. Se così è figo. Era veramente bellissimo. Bellissimo. E chi è stato? No, era anche bello come Nico, ma non gli avrei dato 2 lire. Vabbè, vai avanti tu, Lino. Vai, Lino, grazie. Aspettate che abbasso il volume prima. È stato molto, molto carino. 200 IQ. Buonasera! Va bene così, okay. È troppo basso. Troppo basso così. Ok. Tra l'altro che bello. Ma è possibile che l'unico cibo che abbiamo trovato è il latte alle mandorle? E ti cura? Come l'avete trovato il latte alle mandorle? Ce n'erano solo 2 purtroppo. Se stavi attento comunque l'ho detto. Ma non hai detto niente. Io vai via, vai via. Ma quali le condividi? Ciao, allora, c'è un altro fascicolo. Acqua alle mandorle, Madonna. Effettivamente. Neanche il latte di mandorle, è proprio acqua. L'acqua e Waller. Entità bravo. Numero 8. Una strana creatura è stata vista arrivare fuori dai condotti delle backrooms. La sua fisiologia sembra quella di un cane con tratti umani. Di umano. Che bel disegno.
Molto bello. È conosciuto, cioè, si sa che è molto aggressiva e pericolosa, ma è anche infastidita dai rumori e è intimidita dal contatto diretto degli occhi. Ma chi la guarda? Ma sei scemo? La guardo io, la vedo io, dirò qua. Quindi, quando tu la vedi, sei faccia a faccia, sii intelligente. Ci sono dei momenti in cui tu devi dove scappare non serve a niente. Quindi, se la vediamo, la dobbiamo guardare in faccia. Questa è la cosa. Va bene. Dice, siccome nessuno è riuscito mai a fare una foto di questa entità, c'è il disegno. Oh, Bonnie, occhio... Ho sentito che l'assetto c'ha la torcia. Occhio alla torcia, non usatela. Perché ha detto che attiriamo l'altra entità, quella là di prima. E come si spegnerà sta torcia? Con lei. Indovina. Arrivo, c'è sento una con le ascelle puzzolenti, Ma è il culo di Lino, che cos'è? Come il culo mio? Mi toccato. Lino è scorreggiato? Era una trappola di veleno, cos'era? Era un mini. Fichissimo, non si è capito. Beh, guarda, vabbè, che per adesso comunque allora, posso dire che uno dei gioco sulle backroom ora. Aspetta, ma è il miglior gioco che abbiamo giocato assieme ultimamente anche. Queste sono frasi importanti da dire. Verissime, tra l'altro. Sono frasi importanti. Importanti e veri. Chi ha aperto sta porta qua? Quella di prima, è l'ascensore quella. Ok. Dove siamo arrivati? Allora, no torcia. Ragazzi. Ma perché sto andando avanti io? Perché sono stronzo? Sentite un peto. Era lì, non mi sa. Ah. Vai, vai. Oh! Oh, io c'ho paura, Avete sentito? Ma avete sentito quei suoni? Vai, vai, gatto. È finito il rumorino, eh? Io purtroppo non sto streamando, quindi non posso andare avanti. Ma vai, pensa, guarda. Guarda le volte della sfiga. Stiamo facendo giro, ragazzi. Ma dove stiamo andando? No, di là, dobbiamo andare di là. Qua. Sì, a sinistra. Io mi fido di Antonello Golfs. Golfs? Sono io. Franco? Ah, marondami! Che è successo preti, lì? Non ti sei passato almeno davanti con i capelli? Quello dei preti. Cosa c'è lì? Ciao, c'è della, c'è del il corpo di Cristo. Che è un piede, effettivamente. C'è l'acqua di mandorle, vieni qua. E io prendo il piede. Io ho preso il piede. È un piede proprio? Sì, è un piede mozzato. Un po' zombesco. Bello. Posso solo dropparlo. Ragazzi, queste luci rosse? Io ho sentito. Oh, Madonna. Stanno facendo un porno? Andiamo. Avete visto? Cambia colore la luce. È cangiante. Sarà della Philips. Alex. No, ciao, postino. Ragazzi, lì giù c'è qualcosa. C'è. C'è lo smile. Vabbè, ma non è niente. Ma tu pensi ai cazzi tu, ti trovi una fotografia di... Ma sparisce, lui guarda. Se ti avvicini, sparisce. Bello è però cangiante. L'effetto. C'è una porta qua, se volete guardare. Che cosa faceva quello stronzo? Non me lo ricordo, però è lui che veniva attirato dalla luce, quindi... Chi si sta? No, si nasconde negli armadietti. Potete nascondervi nel mio stesso armadietto? Ma è un armadietto proprio di fuga, quello. Buonasera! C'è una porta qua, la apriamo? Sì. È sparito. Vai, apri. I sorrisi... Ma sono tutti suoni tremendi! È sparito TV Sorrisi e Canzoni, Vai. No, eh? Apro io? Chi si sta facendo la doccia? C'è la sauna, pronto? Salve? Non entrare! Vado, sono coraggioso! Non c'è niente. Non c'è la sauna. Ciao Nietzsche, buonasera. Sono molto caldo, legato, effettivamente. La cosa buffa è che noi potremmo tranquillamente essere quelli con la tuta hazmat delle backrooms. Invece siamo quattro impiegati delle poste. Tre impiegati delle poste che sono addormentati. Con quattro bottoni. Che bella la moquette. Oddio. È diversa da prima. Tra l'altro io amo la moquette, la voglio mettere nella mia. Sei veramente uno stronzo. Ma tu sei pazzo, guarda, sei fa schifo da avere più. Lino, no, la moquette. Nel mio ufficino voglio la moquette, perché voglio stare con i piedi morbidini. Sì, d'estate. Allora, io ho un tappeto sotto la sedia. Comunque la voglio. Vorrei morire in questo momento. La moquette, se ti si sporca, è finita. Ma non è solo quello, cioè ti sudano i piedi, polvere, si imprende di merda, ti puzza di scroto poi. Si lava, su via. Grazie, Pete. Per i 68 mesi. Allora, cioè, veramente la moquette. Pensa che io ce l'avevo quando facevo Viet Vo Dao la moquette. Ragazzi, c'è un morto. Salutamelo. Io c'ho il piede. Vieni, Karim, devi leggere. Quello dell'Asmath. Così chiamato. È proprio morto. Signore. I piedi, però, ce li ha. La radiation room. State attenti, che qualcuno di noi deve memorizzare. C'è il Geiger. Importante. La prossima area è piena di radiazioni. Quindi se qualcuno vuole andare avanti e vuole entrare, una tuta di protezione è richiesta, altrimenti le radiazioni ti ammazzano. Okay. Dettagli. C'è una porta bloccata che si apre soltanto se
le radiazioni della stanza sono a livello low, a livello basso. Okay. Per raggiungere ciò, un estintore di classe D è richiesto. Okay. Non eliminerà le radiazioni, ma le abbasserà per un piccolo periodo di tempo, di 3 minuti. Fonti di radiazioni. Attenzione, c'è scritto. Alcuni oggetti della stanza sono contaminati. Bisogna usare un contatore Geiger per vedere quale oggetto è la fonte della contaminazione. Che paura. Fichissima sta cosa comunque. Sì, quindi uno deve abbassare le radiazioni e gli altri aprono la porta, sì. Sarebbe. Però non possiamo entrare qui. No, non abbiamo... non li possiamo neanche prendere la... Ragazzi, la puta, silenzio un secondo. No, ok. Che c'è? Sentivo dei suoni di passi giganti. Ok. Ok. Però veramente, mi sta intrigando. Non gli davo 2 lire. In testa a me già stavamo su un altro gioco. Invece. No. Ma guarda che è anche interessante quello che sta. Ma infatti, cos'è stato questo armadietto che si è chiuso? Bella domanda. Era lì. Che tra l'altro, Backrooms 1998 era valutato molto positivo. Questo nella media. Non capisco. Ma veramente non capisco problemi. Un cazzo. Veramente. È come leggere le recensioni degli You Can Eat. Non iniziamo a dire i discorsi sul c'è lo You Can Eat, le recensioni sono tutte 5, buonissimo, vai lì e fa cagare. Oddio. Però è economico, sarà per quello? Esatto, sì. Benissimo, per questo non abbiamo di nuovo questo discorso. Questo, per questo è lo stesso discorso, ok, cosa accendi la luce, pazzo, la luce, Karim, e non vedevo, non vedevi. La gente non sa cosa mangia, esatto, così come la gente non sa cosa gioca. Ragazzi, ho visto qualcosa, ma che non... ho capito, non vedo. Allora, ragazzi, ero pure io, ecco, non vedo. Dov'è il quel discorso alle 2 del pomeriggio? I capelli glitchano sulla luce. I capelli glitchi. Ok. Grazie, Eldinoz, per i 21 mesi. Oh. Nel 57 ne c'era Nino D'Angelo, nel 77 Valentina Pace. Oh no, è Alien Isolation di nuovo. Abbiamo bisogno di uno screwdriver per chiuderlo. Sì. Lino, vuoi vedere questa cosa incredibile? Sì. Un vero fico. Scusa, ma secondo me questo fumo Madonna. È cattivo? Cosa succede? No, credo sia ambientale. Ma veniva giù dalla grotta. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. C'è una porta da aprire. Vai, 3, 2, 1. Karimus dentro di te. Lino, non mi giro. No, c'è un signore con gli occhi simpatici. Ma sì, ma è lo stesso di prima. Che poi un signore con gli occhi simpatici. Scusa, ma è a mezz'aria poi? Ma non accende la luce? No, non accende la luce. A me batte il cuore. Non è a mezz'aria, ha detto che il corpo è invisibile all'occhio umano. Ah, giusto. Sì, però è piatto, Karim. C'è un disegno. Ma ragazzi, ma voi non vedete male? O sbaglio? No, io vedo giusto. Ma cos'è? Vede male il mio personaggio. È una lavagna luminosa. È l'aristocratico. Perché sento battere il cuore? Gatto! Non lo guardo! Mi sono dovuto prendere l'ansiolitico, ciao amici! Ma che fate? Andiamo via! Mi guarda di nuovo, aiuto, carino, qualcuno! C'era un foglietto, sì! Oh, ragazzi, io non sto tanto bene, ho tutta la testa da drogato. Ce ne vogliamo andare a sta cesso di stanze? Ma dobbiamo aprire la porta! Appunto! Io sono drogato, c'ho il motion... Apriamo la porta veloce, vai! C'ho il motion blur veramente over the top! No, ragazzi, abbiamo bisogno di un codice. Oh no. Provalo, 892892. Numeri. C'è una mano. Una manos. Vabbè, la metto insieme al piede. Tu fai il codizionista. Ma di queste mani, chiudi qua. Ma che questo detto è vomitino, Madonna. E io devo, se c'è io devo drogarmi. Non c'è il Vai, blu. Drogatevi. Non è cambiato granché con la droga, però è meglio, dai. Granché o meglio? È meglio. Ok. Indubbiamente meglio, però. Sta bene. Grazie di po' per 9 mesi. Ah, un po' sì, è vero. Allora. Ma noi non abbiamo però una barra della pazzia, della fame, della sete. No, è tutto ambientale senza COVID. Comunque, una mano e un piede. Bravo. Ok. Prossimo mese, se tutto va bene, in edicola completiamo. C'è un foglio. C'è un foglio, amici. Dove? Sì, ma dove c'è il sorriso? Sono io. No, sono andato. Ok. Che dice? Che dice il telegatto? Leggi bene. Uno di tutti vases, penso intenda vasi. Il contesto qual è? Sì. Uno dei vasi contiene qualcosa, ma sono troppo duri da rompere con le mani. Quindi avrei bisogno di qualcos'altro. Sì, grazie. Dice uno tra tutti va. Ma sei tu qualcosa, gatto? Sì, ho sentito anch'io, ma non sono io. Oh, madonna. No, ce lo dobbiamo andare, amici. Ma uno fra tutti i vasi, La
Guardalo! Guardalo! Non guardarlo, non guardarlo, vado via. Vado via, cagnolino! A fessa di mammita! Mamma mia! Ho paura! È andato via? Nell'armadietto. Anch'io sono lì. Ragazzi, a me è colpito. Cazzi tuoi, è andato via? Non lo so, vai a vedere. Faccio il coraggioso. Ma cos'è sto? Ah! Sei morto? No, però mi sono veramente cagato addosso. E non mi succedeva da tantissimo di prendere paura così tanto. Porca ma ti ha ferito? Sì, tantissimo, sto morendo. Cioè, vedo e adesso tutto dove rosso. Cazzo è, però? Vai a vedere un secondo tu, Gani. Vado, va. Andiamo. Sì, perché poi il personaggio esce e si gira, è tutta una merda. Veramente un pezzo di merda, guarda. Niente, vabbè, uscite, no, non c'è nessuno. Magari mi sono muoio. Magna. No, sono qua, non che fastidio sono. Quando esce si rigira sei volte. Allora beviamoci il latte di Wallera. Mi bevo il latte di Wallera. Ma dove se lo versa? Cosa fa? Fa degli occhi. È una che stussera. È tornato. A pessa di mammi. Ma siamo dei tre deficienti. Io sono richiuso qui dentro. Non è davanti a me, uscire. Lo vedo che davanti a me mi sta camperando. Dobbiamo cambiare stanza, amici. Avete notato che gli armadietti sono 4, ma il gioco è da 3? Oddio, meglio vedi i piedi! Quando... No, amici, ho paura. Mi piace che adesso... dica dobbiamo andarcene, grazie al cazzo. Eri, buonasera, adesso... gattone. Grazie mille per dobbiamo i 7 vivere, mesi. Amici. Lo vedo camminare. Lo vedo che cammina, sì. Vabbè, restiamo un pochettino. Esatto, Curso, tutta la serata qui dentro. Meglio 4 che 2, vero? Ah, sì, mi ricordo. Puoi tirare gli arti, non penso. Io ho trovato casa nuova. Ce l'ho, la moquette qui dentro c'è, ragazzi, giuro. Ciao, inverno. Uno lo deve fissare. Ma era lui da fissare negli occhi, era il cane da fissare negli occhi. Sì. E allora vaffanculo, lo faccio. No, cani, no! Dov'è? Io sono tutto pazzo, però. Anche io sono pazzo in culo. Esco. Eccolo, lo guardo. Fissalo, fissalo. Bastardo di merda, guardalo lì. Ma è il fantasma della metropolitana. Ah, guarda, guardalo lì. Lo sto guardando, mi morde. Ma era bruttissimo. Ma non è servito a niente. Ah, find the luminous door and revive. Aspetta, forse posso revivare, eh? Ma perché sei morto? Sì. Ah. Aspetta. Karim, ma non possiamo uscire, mi sa. Sono vivo. Ma dobbiamo ritrovare. No, sono qua, nella stessa stanza. Hai l'inventario? C'è una valigetta a terra, magari con le mie robe. Sì, c'è loot. Ma bellissimo! Dai, non è così invalidante. Quindi non morire. È un gioco di merda, mi stai dicendo? Dove cazzo siete? Ma diceva di fissarlo negli occhi, ma non funziona. Funziona fino a un certo punto. Dove ma siete? Se... sono nell'armadietto. Uscite, lo so. Va bene. Ok. Eccolo! Dove è andato di sopra? Ah, ragazzi, è andato di sopra. Ecco perché dobbiamo chiudere qua. Ma bellissimo! Sì, ragazzi, ma io non vedo più me stesso. Veloci, prima che torni. Andiamo via. Ma io vedo tutto. Sto per vomitare il vaso. Mi serve qualcosa per breccarlo. Ma dove sei? Ma sono andato avanti 2 metri. Dove sei tu? Dove sei tu? Siamo gli armadietti di prima, siamo. Ma di qua, scemo, seguimi. Ragazzi, ma è inguardabile. Non vedo più niente, gatto, madonna. Io vedo così ogni tanto quando c'ho sto problema agli occhi. No, c'ho sto problema agli occhi, ogni tanto vedo così, giuro. Oh, madonna, ciao, è tremendo lì, no? Sono molto dispiaciuto, ma l'oculista c'è un altro vaso. Ma non allora. Si può. C'è un fiore. Guarda se dentro c'è qualcosa. Che è? Nei cassetti? Qualcuno ha vinto? Ah, ci sono le pilloline. Prendo le pillole. C'è altre pillole, ci sono. Prendetele. Let's go. No, chiudo. Se ce ne sono poi in più. Che è successo? Ok. Se ce ne sono ne ho in più. Due. Ah, no, guarda, ne ho trovato una anch'io. A posto. Ok, due anch'io. Tre anch'io, a posto. Sono un farmacista. Vedi, le bastardo? No, ragazzi, sono mie. Ragazzi, dove siete? Ne ho trovate altre. Prima? Guarda, sono il signore del primo. Guarda, ho trovato l'acqua di Waller. Ma tu da dove sei uscito? Sono io. Negli occhi. Bello pieno pieno. Okay. Sembrava la pubblicità. Glu 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 glu. I nemici mi fanno. Oh. Oh, è rosso. Relativo. Senza macchina, amore, non è. Oh. Rosso. Forse. Relativo. Adesso. Ma ci serve qualcosa per rompere il vaso.
Sì, dobbiamo trovarlo. Mi sa che dobbiamo tornare un po' indietro, eh? Oppure Spettacularis. No. Spettacularis. Madonna. Ho sentito roba. Cosa sei? Ma cazzo no? Sentito un cane con la pasta in bocca. Ma si dice? No, si chiama cazzone, mica lo chiama. Si chiama cazzone, si chiama. Ciao, no, Red. Oh no. Sì, però è multiplayer, questo è bello, giuro, Red. Ma per adesso guarda che è veramente bello, eh. Al di là delle cose che succedono che non sono belle. Dobbiamo tornare indietro un po' per vedere se troviamo qualcosa per spaccare i vasi, sì. Perché o il codice. Sì. Un impiegato di Poste Italiane non riesce. Guarda, insomma, che allora, il vaso, se lo prende e lo lancia contro il muro, si spacca. O il vaso o il muro. Ma anche con un calcio, gatto. Sicuramente lo troveremo all'interno di quella cassetta da prendere. Aspetta, gatto, dove sei? Sto andando indietro, sto tornando. E noi siamo dove ci siano gli quattro armadietti. Qua, allora, eccomi qui. Gatto, dietro c'hai i simpatici! Che succede? Si è cagato in mano e corso immediatamente. Vieni qua. Se non potete usare le mani, usa il piede. Non credo si possa fare. Ma dove c'era scritto, Paul? Scusami. Che no, non si può rompere con le mani, ma credo fosse una cazzata. Andiamo. No, aspetta, proviamo. Magari hanno ragione. Perché l'hanno scritto anche da me, ma ho fatto finta di non leggere. Prova a scrivere usa il piede. Ah, apri inventario, effettivamente. Usa il piede. Non lo usa. Ma il piede di porco, mica il piede di terra. Ma non si chiama piede di porco in inglese. Vabbè, ma l'avranno tradotto strano. Certo. Maybe this can be break with something. Ciao, no, non posso col piede comunque. Anche se mi dici. Oh, che sono questi suoni, questi scherzi da prete, andiamo via. Sta succedendo qualcosa alla luce. Grazie, Bellandi. Andiamo via. Che non è però. Andiamo via. Andiamo via. Oh, volete pillole? Braccio. Come siete messi? No, io ce l'ho. Ok, cioè, perché non c'è effettivamente quello, Potrebbe essere. Va bene. Però vabbè. Siamo comunque dei pattinatori, quando inizi a correre subito con i rollerblade. Permesso. Ogni tanto la butto lì. Sentite questo suono. Chi è stato? Guarda, ognuno per sé. Bastardo! Ce l'ho dato quello. No! Non era quello vero! C'è dell'acqua di mandorle, se vuoi. Sentite sto suono. Allora, ogni tanto fa il suono di una porta che si apre elettronicamente. Secondo me ogni tot c'è una porta che si apre. Va. No, ma sono le grate dalla quale esce il cane, secondo me. Probabile, sì. No, ma sento proprio chiudere, di una porta. Che è? Va. C'è il sorriso Findus? Sì. No, non è vero. A me c'è, ma ha fatto il jump scares. Addirittura. Sì. Sorrisi is magic. Che peccato, non andiamo di live, qua. Se no andavo io davanti. Guarda. Vieni Karim, non ti preoccupare. Guarda, io la rovino volentieri la live. Sto dietro e ti guardo. No, non voglio il conto. Ma vai in secondo in live. Guarda, fai una sorpresa a tutti i tuoi follower che vai in live. Grazie di sera. Vai. Però vai avanti tu poi. Ma secondo me hai più spettatori di entrambi, anche se vai in live, è proprio tranqui. Vai. Quello poco ma sicuro. E allora vai avanti tu. Non ero sicuramente di questo quello di cui si preoccupava. Dove e sei? Luci. Ma siamo aspetta, tutti ma qua. Lì c'era un passaggio, se volete, vedi. Ma che sto si suoni? Ho sentito uno che ha infilato qualcosa in un tubo proprio. Non era il mio pist. Non era il tuo cazzo, va bene. No, perché guarda sei parola, gatto. Hai detto cazzo, t'ho sentito. Ho detto pist. Pistolino, che significa cazzo. No, significa pistolino. Nel culo. ho trovato delle... Che cosa ho trovato? Dei cadaveri gravi. Sono cadaveri. Dei cadaveri gravi. Gravi. Perché ci sono dei cadaveri non gravi anche ogni tanto. Se muori investito un ma conto, non calpestare un po' di una rispetto grata per sta gente. C'è scritto Marco interagisci Liva. C'è scritto no devi sistemare morti. Gli devo vedi dare che i piedi? C'hai i piedi. Bravo. Jennifer... ma come sappiamo c'è scritto Jennifer Marley, no? E Jennifer come Marley si sa? Ma i piedi a qualcuno mancherà un piede. Ce li hanno tutti, li vedo. Allora, no infatti dobbiamo capire di chi sono. Jonathan poi... Galindo. Oliva buono. Oh, e guarda che qui c'è un codice con is locked, con un codice da tre cifre. 3, 2, 1. Ah, aspetta. Non posso metterlo, il... Aspetta, c'è zitti. Nel foglietto c'è scritto il codice del locker. Guarda i cadaveri, sì. Nascondono un codice segreto. Fai attenzione al sangue. Mi sa che le macchie di sangue, vedi?
Ok, ah, ce l'ho. Non ho capito. Sono aspetta uno, che... due. No, aspetta. Ciao, smunto. E non so che codice c'è, gatto. No, no, è la posizione, scusa. Il primo in alto a sinistra, poi. Ah, quello poi al centro. Il, quello al centro e a destra. Centro-destra, a metà. Sì, ce n'è un altro. E poi e il terzo uno... a destra. Come? A destra. 1, 5, 6, 9. Il terzo a destra. Lino. 1, 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, sì, era giusto, 8, era giusto. Ok. Il portello! Per i vasi! Ma chiami i vasi! Prendi tu, prendi non tu. Non rubate tutto, bastardi. Non ho preso niente. Io prendi tu, chi lo prende? Prendi il martello che ho i piedi. Guardate che c'è ancora un painkiller, prendetelo. Ciao Gabri. Vabbè, l'ho preso io. Allora, io ne ho 5, ne ho. Ciao Franky. Come quanti ne ho? Si stiamo detto prima, non mascolo. Ma l'ho detto prima! È un ladro, eh? Però non si fa così, deve condividere. Questa è un'avventura. Ti acceco? Aia. No, ti prego, gli occhi fanno però c'era bua. Scritto Interact, a cosa servivano i nomi di questi cristiani? Bella domanda, saranno quelli spariti nelle backroom questi? Penso proprio di sì. Però c'è scritto Click to Interact. No, ti dice il nome. Ragazzi, è uscito un mostro, secondo me. Ciao, Leon. No, si è aperto un altro coso, come sempre. Andiamo via. Andiamo, allora, voglio fare un complimento a questo gioco. La torcia non ha le batterie. Complimenti, bravi. Per quello, bravi. Sì. No, beh, dagli scherzi, torto, guarda. Dagli torto, è verissima questa cosa. E soprattutto... Aspetta, che c'è qualcosa qua. Sì? No, veramente. Il fatto che hanno tolto la batteria. Il milk. Cosa, Yomo? Che dice? Gatto, allora, i pezzi dei. Vi leggo il foglio. Vai. C'è scritto. Queste sono le persone che sono sparite, che sono state ritrovate e accumulate in questa stanza. Alcuni dei loro corpi sono stati trovati senza parti. Si crede che l'anima ancora stia cercando i pezzi mancanti dei corpi, dai corpi. E cerca una VHS per avere più informazioni. Esatto, infatti io posso prendere il mio inventario e mettere tipo il piede a questo, vedi? Esatto. O però la mano. Dobbiamo vedere le cassette. La VHS probabilmente ti dirà. Ma Marco Oliva si chiama questo qui? Non come detto Marco prima, Oliva? Nessuno mi ha cagato. È vero, ma parliamo tutti insieme. Frank Salame. Robert Nilo. Come Robert Nilo? Carmen Insalata. Vedi? Jonathan Galindo. Malcolm Fisher. Sanen Delegado. O Delgado era. Carmen Salas. Vabbè, andiamo. Oh no, andiamo Delgado. Adesso. Come Sanen Delgado? No. Andiamo a spaccare i vasi nel frattempo. Si vede bene, chat? Tutto a posto? Che domanda. Giusto così, è metà live. No, mi sono girato un secondo, mi sembrava strano. Ok. Perché c'aveva tanti FPS sto gioco. Lo sai che quando c'hai più di 60 ogni tanto ha problemi. Non si smontò. Ritornerà la papera. Sì, esatto. Sì. Ma che sei, scemo? Che è? Quanto paura, Ah, scusa, stavo andando avanti. Vai. Ti stai piacendo questo gioco? Gatto, sbadigli pure. No, no, io ho fatto purtroppo sto facendo la passeggiata con Sif molto tardi perché fa molto caldo. È vero. E quindi niente. Vabbè, ho capito, da dormire più tardi. Ci sono dei cassetti, abbiamo visto. Mai passati di qua. No, infatti. Che palle. Cassetta. Ho trovato la cassetta. Buono. Ma cassetta che vuol dire? Una cassetta VHS? Sì, una cassetta VHS. Ah, non ho mai sentito nessuno chiamarla cassette. Ah, in no? Inglese, dico. Ma no, in inglese sentite? No, è sempre tape. No, di si solito, dice cassetta. Ragazzi, sopra di abbiamo un mostro. Cassette si usava per quelle audio. Le musicassette, esatto. Abbiamo il mostro sopra, eh. Però è VHS cassette. L'ho dribblato? Ma sono un fenomeno. Ma ci stai seguendo? Non lo so, non lo so, non mi interessa. Sono un fenomeno. Da bastardo. Vedo piccolo. Ragazzi, abbiamo fatto una cazzata però. Perché? E mo come cazzo ci ritroviamo? Ma io sono con Carino. Il gatto, esatto. E io dove sono? E cazzi tuoi, mi interessa. No, ragazzi, ci dobbiamo ognuno ritrovare. Ognuno per sé. Siete dentro? Aspetta che tu visto. Non è vero, non sei tu. No, sono dove eravamo prima. Sono alla porta di prima, amici. Stiamo tornando dove c'era la cassettiera lì, nei bagni. Ma no, ragazzi, che cacca nel pantalone. Eccoci qua, eccoci qua. Ma poi che cosa era quel barba papà? Era il mostro dei cavi. Eh sì. C'era anche la foto. Quel barba papà, sì, lo so. Poi. Cosa c'è? Che cos'è che aveva dei problemi? Che problemi aveva quello? Non lo so, però l'ho dribblato. Ah, ancora qui, ancora qui.
Si era mancato e basta. Bastardo che mi rubi. No, ma mi sta attaccando nell'armadietto. Che paura. Che paura tremenda. Che poi l'avevamo buggato che si era incastrato lì, no, invece come me non deficienti. È buggato, sta solo camperando, eh. Ah, quello lì altera la stanza, non gli dobbiamo stare vicini. Ok. Fatti il latte di Wallera, sì, ma me lo faccio, inverno. Appena escono loro prima. Quindi non andiamo da lui? Era un benzo. No, andiamo a rompere i vasi, Primus. Primus? Prima. Ah. Siete fuori, ragazzi? Ok. Esco dall'armadietto un attimo. Ok, mi sono preso le pillole. No, ma credo che ci sia un problema con la telecamera dell'armadietto, perché quando lui esce si è rivolto verso l'armadietto, poi fa un 360 e si rivolge di nuovo verso l'armadietto. Secondo me quel 360 doveva rivolgersi dall'altra parte. Scusate, dove sto spiegando una cosa tecnica, ma è dove ero prima. No, è vero comunque, verissimo, ho capito. Io sono all'ascensore. No, ok, andiamo all'ascensore. Vabbè, gatto, ma tu sei tornato indietro, hai cambiato gioco praticamente. Ma non so come ci sono arrivato, Gianni, amici, dammi la mano. Vorrei prendermi il merito di aver scoperto questo gioco qui, grazie mille. È vero, per una volta ci ha preso. Aspetta, Lino, rotto ma una che lampadina. Cazzo è questa parete? Girati. Oh mio cos'è? Dio. Ciao, ma sono contento. No, ma dove siete? Ma qualcuno ha fatto la luce. E sono io. Ma vaffanculo, cari. Dove cazzo siete? Eccoci qua. Guarda che c'è una parete di yogurt. Dietro abbiamo il mostro simpatico. Venite, guarda. Ci si passa? No, non succede un cazzo, non si passa. Ma non è lui che l'ha creata magari questa muraglia? Che manipolava, no? Detto, è un gioco sulle backroom ma multiplayer. Butta sul VHS che vediamo. Let's go! Non può essere tornata nel momento. Mi devo attaccare il cavo? E non c'è. Com'è? Ma prova a toccare col VHS, magari c'è... Ah sì, è il VHS devi interagire. C'è un occhio! Prendo l'occhio. Che vai, sono... prendi l'occhio. No, ho messo ma la che cassetta. Cos'è sta cosa? L'orologio. Questo è un pezzo di orologio, lo prendo io. Prendi tu. Io arrivo... Ma mi fate prendere l'occhio? Signore, attenzione! Video, silenzio! Sbagliato. 9 corpi. The team collected all the bodies and piled them up on an empty room. Okay. Some of the corpses were found in the anomaly zone. The anomalies are the next. Attenzione! Yeah. Malcolm Fisher! Leggete bene! No, c'è il signore che ride! Non ha un orecchio, Malcolm! Malcolm Fisher ha l'orecchio! Ah! Che? Ma che cazzo? Ci sono morto! Ma c'è un signore! C'è un signore ninja! Un signore ninja! Che cos'era quel signore ninja? Ma c'è un signore ninja! Ma devo trovare una porta luminosa! Ma che cazzo significa? Cos'è il signore ninja? Hai presente? Gatto! Tu che sei morto, dove sono? Cioè, come funziona? È proprio una porta e trovi e c'è la luce dietro, una porta random. Ma ah, ok, ninja. Quindi devo andare in giro a trovare. Era praticamente l'ombra di Peter Pan che correva. Ma era un signore ma dove ninja. Cazzo la trovo io la porta luminosa. Allora, Malcolm Fisher. Malcolm gli manca l'orecchio. Ah, ok, l'ho trovato. No, è l'ascensore questo. Ma porca miseria. Marco Oliva. Morto. Sei sicuro? Morto? No, 5 minuti sì. Hai, ma ce la fai. Ma... A Marco Oliva gli manca Marco il piede. Dove la troverò? Lo sapevo che era Selene Delgado, guardala. Porca miseria, che paura. Una porta luminosa. Ma un anno? Ma una porta qualunque, Lino. Di porta? Una porta, cioè io ho trovato una porta a cazzo e aveva la luce. Tanto non ti allontanare così. E volevo trovarla. Dove mi vedo? Cosa qui? Me l'hai portato nel culo. Ma capito, quel deficiente non si salva e si può giocare con quello lì. Ma non ci sono porte luminose qui. Non c'è. Ma che sfaccimba. Mi è caduto pure il grischin, non è colpa tua, gatto! Ancora questo grischin di plastica! Che poi è colpa mia! No. A parte che sto ritornando sempre indietro. Allora. Possiamo trovarla, questa porta luminosa, chat. Le ha usate tutte, gatto, immagini! Ma una ce n'era! E sono morto una volta!
che non porta da nessuna parte. Perfetto. Allora, ricapitoliamo nel frattempo. Malcolm Fisher gli manca l'orecchio. L'orecchio, sì. Io ho un piede e la mano. Il piede è di Marco Oliva. La mano è di della signorina di Salas, Carmen Salas. Salas. E l'occhio? Boh. Dove sto andando? Ce ne mancava uno, effettivamente. La troveremo, ragazzi. Abbiamo pochi minuti. Non dirmi che sei riuscito a bagare la porta. Non lo so come funzionano queste porte, ragazzi. Non devi trovare una porta l'occhio specifica. L'occhio forse serve per aprire qualcosa, magari. Io ho trovato proprio una porta a cazzo ed era illuminata. Tra l'altro, Lino, come sei morto? È il mostro che ride. No, il mostro ninja. Il ninja. Il tempo scorre, ma non ce la faremo mai. Ma che cazzo ne so. Raccogliamo le cose di Lino intanto e vediamo di... A parte che... sto girando in tondo. Sono al massimo, cari, prendi tu. Sto girando in tondo. Prendo... Anch'io tutto al massimo sono. Ma com'è? Vabbè, ho tanto preso... Il martello l'hai preso? Ehi! Ce l'ho io il martello. Quindi... Ce l'ho io il martello! Ce l'ho io il martello! Andiamo di qua. Magari la trovo di qua una porta. Mi sta picchiando. No, io sono da Lino. Mi sta picchiando. 2 minuti. Cos'è questa cosa? Ragazzi, posso farcela? L'ho trovata! Vaffanculo! E io che ti sono venuto a cercare, no. Sono morto io, mo. Oh, no, il mostro che sorride c'è. Lino, stai attento che c'è il mostro che sorride. Ciao, cavimio, sta sono tutto dietro. Bravo! Aspetta, adesso sistemiamo i green screen, esatto. Eccoci qua. Sei vivo? No. Cazzwork. Stavo aiutando, cercando di aiutare il coglione. Sono morto io. Smonto. Ok, ricapitoliamo. Dobbiamo adesso salvare gatto, mi sa. Si deve salvare da solo, purtroppo. Bello. Però adesso c'è il mostro gigante che gira. No, ragazzi, ma mi sono mangiato. Ok. Le luci rosse indicano la vicinanza del mostro. Non è vero. Ah. Ci potevo arrivare, effettivamente. Però prima abbiamo visto le luci rosse e non c'è mai stato il mostro. È vero, però era vicino, eh. Fermi. Vieni, Lino. Dove stai? Adesso non la trovo più io. Dobbiamo andare al cadavere di gatto, perché quando si sveglia andiamo a rompere i vasi. Va bene. Ma io ho trovato un altro enigma fighissimo, eh. Con le ombre da fare. Trovato? Da morto l'hai trovato? No, da vivo, poi sono morto. No, il mio green screen, Nel, è la cosa più, diciamo, non futuristica del mondo, ovvero è un green screen che si attacca alla sedia. All'ascensore si poteva... No. Ho trovato dei denti, ho trovato. Però non è troppo distante da là, gatto. Dammi un'indicazione. Non lo so, gatto, ho girato tantissimo a caso. Però... Prima era tanto di subito. No, ah, prima sai dove? Sì. Dove eravate voi? Più o meno era. Che rossa di no. Io sono dove siete voi adesso. Era. Oddio, che paura! Sono io davanti paura a voi. Sono io, sono io. Ragazzo, dove devo andare? Che paura. Allora, vieni qua, vieni qua. Vedi, forse di qui è la porta. La cosa, vedi perché... se la trovi qui, da queste parti qua. Comunque. No, non c'è niente qui. Gatto. Gira, gira tanto. Non è che l'hai usata Peter tu, Pan era one shot, era, eh? Sì. No, non credo. Quello che l'ha ucciso Lino, sì, Sì, sarà okay. Randomica la porta. Sì, o è random, anche se io spero di no. Quindi Ninja era l'ombra di Lino. Sai che è possibile? Trovata. Però cazzo, dove c'era il mostro qua? E adesso dove sei? Adesso spawna dove è morto. Esatto, però non sappiamo dove è. Ah, sì? E non c'ho la luce. Sì, è vero. Allora, aspetta un attimo. Che paura il mio ansimamento. Che cos'è? Mi sono ansimato e mi sono messo paura. Allora, dove siete voi? Dove stava la TV. Sì, dove c'era la TV. Serba. Ridi. Io intanto sono piccolo, paura. E mia mamma ha fatto gli gnocchi. Madonna. ridi, che mamma ha fatto gli gnocchi. Non lo sento. Un anno. Dove siete? Che sento bordello. Dove eravamo prima? Siamo vicini al muro. Abbiamo paura che il mostro ci guardi. Ragazzi, io sono tornato alle quattro cose. Dove c'erano le quattro. Alle quattro. Che cosa? Alle quattro. No, lì non c'era la luce rossa lì. Ah, no. Ecco, venite a vedere verso di me. Vi ho visto la luce. Dove siete? Sei? E dove c'è la luce rossa? Mi vedete?
Fangulo, gatto, non ce l'hai vicino a te! No! Ma tu sei pazzo, gatto, che paura! Ho trovato un orecchio, però, Va bene, venite o no? Aspetta, c'è il mostro! Dobbiamo leggere. Attenzione, c'è un foglietto, gatto, con scritto l'ora è 11.35. Ok, tu hai le lancette. Ok. Hai ragione. 11.11. Ah, vabbè, tanto sei con le lancette 11, per forza. Io ho il martello, posso andare ai vasi? Ma stavo aspettando loro. Sì. Ma andiamo, ci riuniamo. Aspetta, che c'è il mostro pistolone. Vieni tu, c'è seguito il mostro, gatto. Ma il mostro è tra me e voi, col cazzo che mi avvicino, scusa. Dove sei? Bella, la vedi la luce? Sono dove c'era. Porca di quella puttana, torna. Ecco, Glitch. Sì. La vostra destra, eccomi. Eccolo là. Okay. Qua. Ciao, gatto, non correte. Luce rossa. Chiudi. Bravo. Ciao, Glitch. Adesso sicuro quella porta. Ecco qua, guarda. Guarda che figo. Wow, bello. Ecco, c'è anche un foglietto. Figo. Che The dice? Shadow. Ma non ci possiamo rilassare un po'? Ma stai guardando da R? Beh, è sbagliato. Da destra. It is looking da, da destra, probabilmente. Da R. Quindi così? Sì, ma cosa ha detto il foglietto, però, scusa? Stai guardando da R? Allora è sbagliato. Non so che cazzo voglia dire. Ma guarda a sinistra. Stai guardando da destra, è sbagliato. Ah, gira, è un cavallo, gatto. Aspetta così. Sì, giralo dritto adesso. Bello. Giralo dritto, come lo giro dritto? Aspetta, come si fa? Ecco qui. Lelu? Vabbè, è un cavallo. Non è questo? Quindi? Non lo so. È un cavallo, sì. Lo devi fare anche cavalcare, forse. Cloppete, gli diciamo. No, aspetta, non l'hai ancora girato sbagliato. Giusto, sì. Un pochino, dall'altra parte? Sì, mi ricordo. Bravo, Evan, era proprio lui. Scusa. Prova a girarlo dall'altra parte perché sta guardando a destra, infatti, esatto. Che paliura! Eccolo. Credo intendesse quello con sta guardando a destra. Che cosa abbiamo di sotto? È la porta, gatto! Che porta? È dietro il cavallo! Ma... È non magia, so, Gabriele! Sti gas, va bene così. Ah, è di gomma! No, è proprio di fumo! No, metti l'orologio qui! Allora, le 11.35? Ma che culo, tutto di fila! Vai! Metti l'orologio! Per 4 mesi, Giovanni per i 7. Hai detto tu 11.30 prima, chat, sì. Che orario era? Che non ricordiamo qua. Grazie mille, belli. Ma non si... Ah, gatto, mi sa che sono solo le ore, non i minuti. No, non hai i minuti? Ah, no, hai da dietro. Da dietro, no? No? No, non hai la lancetta, niente. È vero che manca una lancetta? Non riesco a vedere. Togliete le torce, magari. Non vedo. Ma sì che c'è, scusami. O è una, dite? A me sembra una, però non sono sicuro. Non lo so. Che poi come si interagisce? Ecco. Perché abbiamo trovato. No, sì, forse manca roba. TV, ma manca. No, mi mette davanti. Hai ragione. Però. Aspetta, che c'è del latte di mandorla qua. Non posso. Sempre buono. Non posso. Prendetelo voi, io sono full. Aspetta, che me lo prendo. Sai che hai trovato? Latte di mandorla qua. Ah, no, sono full anch'io. Se mi ricade, giuro che lo taglio. Però se aspetta, ti togli dal cazzo, prendo. Passo. Un secondo! No, non posso. I can't. I'm sorry. Okay, manca una lancetta e dobbiamo spaccare i vasi, che magari l'altra lancetta è lì. No, e oggi non ce la fa, non so perché, non vuole stare in piedi, ha problemi di ere zio. No, si saranno allentate le cinghiette, probabilmente. Ne devo comprare uno, lo attacco al muro, va, faccio prima. O comprare tipo l'elgato, che era l'idea. Ma sai che non so se va bene. Ma non c'era l'acquaiolo qua, Io per metterlo qui lo devo piegare nel muro in modo che mi copra. Sì. Che cazzo dici? Ma non si può piegare quello del gatto. No, quello del gatto. È rosso relativo, se non chiamo non è relativo. Piribi. Il mostro ci divide, non siamo più come prima. Ognuno per sé. Dobbiamo chiudere le botole, bravi. Ma non abbiamo il cacciavite. No, io ce l'ho. L'ho detto prima che ho trovato il cacciavite. Ma non mi sentite? Perché io non l'ho sentito proprio. No, zero. Non abbiamo. Grazie, l'ho detto. Lo ha detto. Solito bravo, egoista. Ciro. Che finalmente dice la verità, Ciro. Te la offro la sedia. Giù, allora, questa volta. All'occhio, affangulen. Ok, però ci stiamo dividendo, non c'è gatto. Ma sono qui. Ma perché dove mi sei? Gira? Che fastidio, sono qui. Vedo la... Dove sei? Qua? La luce. Ecco. Qua dove? Eccoti qua. Dal fumo, un concerto di fisso. Non ascoltano mai, non riusciamo a comunicare. No, qua ci sono i cadaveri, non è di qua. No, non era qui vicino. Ma i vasi, qua c'erano i vasi. Che cazzo, no.
No, hai ragione, i cadaveri però ce li abbiamo. Chiudi le bottole. Easy chat. Chi erano? Chi erano? Chi erano? Allora, a Marco Oliva gli mancava il piede. No, il piede. Era Salas la mano. Non è che c'ho qualcosa. Aspetta, chi è che mancava l'orecchio? Malcolm Fisher. Allora, Marco Oliva gli mancava il piede. Io piedo. Gli metto il piede. Boh. Ok, poi l'orecchio a Malcolm Fisher. A Carmen Salas gli mancava la mano. La mano. Sì, ma... Eccola. Che cazzo è che spacca le cose? Si è rotto, ma sei pezzo? Ma che te li fanno pagare? E la parete dello specchio si è rotta. Cos'è? Quella lì strana. Sì, la parete, no, quella dello per specchio. No, sfiga per 7 anni. Grazie ai Thermospray Ride. E no, gatto, mi sa che abbiamo finito. La videocassetta dice orecchio sinistro. L'ho fatto. Ah, sì, mi sa perché che mettendo roba tutto ha rotto lo specchio. Ah. Esatto, mettendo tutto ha rotto lo specchio. Ma io c'ho ancora un occhio. E io ho anche dei denti, però magari non servono lì. Boh, ma magari ci facciamo un diorama. Esatto. Quindi è un escape backrooms. Bravo. Carino. Vabbè, carina come cosa, dai. Col mostricino. Ma diversi mostri, sì. Quella è la cosa figa, che mi sta piacendo. Perché non c'è avrei evitato pisello. Quello di inseguimento, però non è preponderante. Esatto. Sì. L'unica cosa... Oh no. Che vabbè, magari forse andava a semplificare. Aspetta, troppo. Dove cazzo stiamo andando, mo? Non era di qua la parete di fasulla? Ma c'è la luce rossa, gatto. È finito. Ok, non più. Santissima! A posto. Senza urlare. Senza urlare, gatto. Ma magari non io urlate. Non ho più le che mutande. Suoni fa? Che suoni sta facendo? Guarda lui che... Guarda com'è gommoso. Ciao, Parker. Tra l'altro anche voi avete soltanto la camicia quando tirate la torcia e non la giacca. È vero. Non ci ho fatto caso, devo essere sincero. Ragazzi, mi sono cagato! Ma perché questo 360? È vero, sì. Ma magari si è tirato sulla manica per... Ogni volta gli cade. Sì, sì. Ragazzi, ho un po' paura. Ah, sono arrivato sono all'ascensore, quindi devo tornare indietro. Ma non io non so dove abbiamo sono. Preso, sì. Ma tanto abbiamo altra roba da fare, quindi figurate. Dove siete? Oh, che spavento! Tu sei scemo! Sì. Ah, allora, di qua c'è l'ascensore. Lui c'è il sorriso. Restiamo qui per sempre, non voglio più... Qui c'è sempre il sorriso. No. Porca troia. Però se era quella parete lì, valla te a trovare, perché era proprio in mezzo al cazzo. Allora, la parete con lo specchio era vicino alla TV. Ho trovato una leva. Due leve. La remo. Vai, 3, 2, 1. Ok. A posto. Bravo, cazzo. Perfetto. Capitano, sua mamma è la lurida. Mannaggia, lo cazzo. C'è un'altra leva. Sì, le sto tirando tutte. Ragazzi, sono stressato. Questa non si tira. Questa non si tira. Quella non si tira? Chiudi le bottole. Non posso, quelle lì a terra non le posso. Madonna, io. Quella lì sì, la posso chiudere. C'è un'altra qui. Ah, ma non è giusto, la prendo, È morto. Ancora. Ma come hai fatto a morire? Sembra quel mostro di Spacimba. Prova a spegnere una di quelle. Ma che cazzo significa? Non dire parolacce. Tira giù una leva. Non la dico una parolaccia, ma... Ok, qua si accende. Quindi magari c'è un codice di leve. È probabile, sì. E Lino è morto, quindi... Ma c'è un'altra avanzare, qua. 4 su 6. Ah, ho trovato il foglietto. Vai, che dice? Ci sono multiple leve nella zona, ma solo 3 possono essere tirate su. Modo cazzo sarà. Ah, c'è scritto, se tiri su le 3 leve corrette si apre la porta. Grazie al c'è cazzo. Scritto... quindi... Ma no, questa porta, error. Ok. Ho capito, ma nella porta c'è scritto niente, qualcosa. Sarà impossibile trovare questa porta ora, sì, Gatthouse. Dov'è la porta? Qua dove è morto Lino? Ok, l'ho trovato. Dritto nel corridoio. Ok. Sono effettivamente dove cazzo leve, non ci sono sarà cazzi. La porta mod luccicosa qui. Adesso le se clicchi col mouse puoi spegnere la luce. Ah, ecco. Poi facciamo il codice Gatto, morse. Se tu tiri le leve forse io posso vedere hai che ragione, si apre, stavo pensando la stessa cosa, vai. Vai, fatta. Buona. C'è questa, si è illuminata. Ma era Lino questo. Deficiente bastardo. Ragazzi, dov'è la porta? Hai respirato. Che paura. Che deficiente di merdel. Vai, questa. Ragazzi, non la trovo. È andata? Buona, mamma mia. Attenzione. Questa. Record? No, ho sbagliato. Peccato. Raga, non si trova sta porta caduta. Fatto. Ma di uno ho sbagliato. Questo è un bel problemino. Me lo dai un album delle figurine, almeno, in premio? Vieni qua. Vediamo cosa c'è o aspettiamo Linus? 3 minuti. Aspettiamo Linus. Ciao, Leoger.
C'è un bel problema. Qua non c'è sta mezza porta. La trovi, la trovi. Ma qui ne abbiamo 5 minuti in totale. Cioè, per tutto il gioco. Allora, sta cosa qua che c'è il tempo mi sta un po' sul culo, sinceramente. Per dare perché... un po' di brio. Però bisogna vedere cosa succede quando perdi. Minchia. Infatti, minchia. Penso che tra poco lo stiamo per scoprire. Mi sa. Oh, no. Niente, non c'è. Oh, non abbiamo mai più ritrovato i vasi, comunque. Effettivamente, oddio, abbiamo fatto tutto il giro del mondo. Cazzo, aspetta, Lino, ti rubo il cacciavite così almeno... Vai. Ok. Effettivamente, magari trovi, se no non a vedere le solite tre stanze. Ci sto provando inverno, ma non credo la troveremo. Detto proprio sinceramente. Non credo la troveremo, rimane nella stessa stanza a girare. Esatto. No, no, sto cambiando stanza. Intanto però trovate i vasi, se volete. Ormai. Ma muoviti! Ma tu sei un deficiente! Ciao Mattia! Non c'è questa spazzatura di porta! Ma se parlo così non ti andare di qua? No, meno. Meno fastidio. Sono tornato restando i lucchetti e non c'è un cazzo. No, è peggio. Ma vero che sembro bossi così? 2 minuti e 23. Dopo che ha svapato. Ce l'ha duro! Dopo che ha svapato un po'. Devi mettere un segnalino in Jim. Senti, senti qua che divertente questo qua. Cazzi nel culo. Si è sentito? No, ma sono ritornato al cavallino. C'è il tasto di cazzi nel culo. Ho scoperto ieri che si poteva fare e l'ho fatto. Cazzi nel culo. No, certo, stiamo morendo. Siamo dei merilli. E muoviti. È gatto, non c'è questa che porta cazzo ne so, prima o poi la trovi. Ma che trovo, che c'ho un minuto e 46, è finita la mappa. Ma non guardare la, il minutaggio, fai. Non ti preoccupare dell'orario, vai avanti. Sto ricontrollando qui, ma non c'è. Andiamo di qui, ma nemmeno qui ci sarà, appunto. Andiamo via. Ma senti com'è, come ho... proprio triste lui, guarda. Non ha un minimo sono di... Sono concentrato, sono concentrato, sto facendo vero. Giro giro tondo adesso. Non riesco più a uscire da qui. Un dentro, po' di gioia, deve, ti sei un po' di. Paura, tutti questi suoni fortissimi. Giuseppe a destra. Torniamo indietro. Meglio così. Torniamo indietro. Ma quanti suoni ti sei scaricato? Cazzo? No, erano inclusi. Tra l'altro c'era questo che è bellissimo, senti. Abbiamo trovato mille masi. Cos'era? Qui c'è e niente, è una colonna sonora tipo. Ah no, perché era partito all'inizio, poi si era bloccato. Addio amici, addio amici, addio. I cadaveri no! È bello però, cioè non vuol dire niente, bella, ma è bello, è proprio un intro da late show. È bella, quando devi presentare qualche notizia, qualcosa. E Lino, continua a dire che fai il giro giro tondo nello stesso non posto. Non è assolutamente vero. Ma io invece ci credo perché se sono... Ma no, spegni la luce! Spegni la luce! Spegni la luce! Te sei uno stronzo! Te sei uno stronzo! Sei un pezzo di merda! Ma io non pensavo si potesse fare questa cosa! Non pensavo si potesse fare! Non pensavo che potesse fare un jumpscare così! Scemo maledetto, con sta luce! E mo? E mo siamo morti tutti! E adesso proviamo a trovare... Ma adesso devi spiegare a me cosa devo trovare? Una porta chiusa e dietro c'è la luce. No, qua ci siamo stati. Ok. Ma la troviamo la prima botta, secondo me. Ma sono ritornato! Oh, oddio! Trovata! Dove era? Sono morto. Vicinissimo. Non l'ho trovata. So. Ma tu adesso non posso puoi proprio respawnare? No, vi posso spettare. Ma porca miseria. Non l'ho trovata. Ma aspetta, dove questa è la roba di Karim, non me ne frega. Dov'è la mia? Sì, non me ne toccare, siamo di roba. Oddio, ma posso spettare. Ah, ok, ma posso spettare come persona giocando, perfetto. Easy. Ah, figo. Come se fosse vivo. È letteralmente così ci aiuti a risolvere gli enigmi. Sì, esatto. Puoi entrare nella parte dove c'è la morte, tra l'altro. Stiamo giocando a un gioco sulle backroom, solo che sono morto. Allora rubo la roba lì, sono a posto. Sono da te, gatto. Non ho mica trovato di niente. Qua, era di qua, io l'ho trovata tipo qui. Scusa, ma io dove cazzo l'ha trovata, gatto? E di nuovo il sorrisone c'è, però. No, io di qua ma non che vado. Che sfiga incredibile, ti giuro. Vedo la tua ombra. Adesso guarda anche i spectator, sicuro. Non pensavo... Ma allora! Gioco di merda! Si potessi apparirti mentre eri fermo in un angolo. Ma è morto di nuovo, cara. Sì. Vabbè, la ritrovi io, se vuoi. Adesso la ritrovi, io sono il campione del ritrovamento. No, la troverai. Io però mi faccio una domanda. Secondo voi le cose cambiano? Cioè, è tipo un po'...
secondo me sì. Procedurale? Anche no, i mostri sicuro. La mappa o cosine da fare? La mappa non te lo so dire. La mappa non direi, secondo me. Potrebbe no. non esserlo. E io non sto trovando niente comunque, gatto. E adesso che sono morto di nuovo, anch'io. Bene. Anche perché non credo sia sempre nello stesso posto a questo punto. Ah, io sto trovando roba che non avevamo visto prima comunque, perché sono entrato nella stanza quella radioattiva. Lì non mi stai seguendo a me o è il mostro ninja? Ti sto inseguendo a te. Ah, che paura, il mostro volevo ninja. Fare veramente i complimenti per l'idea dell'ombra. È fichissima questa cosa di lasciare l'ombra viva. Sei sicuro sia voluta? E non no. perché tu devi correre a cercare secondo la stanza me, allora ha reso solo invisibile il modello? Sei sicuro? Non vedo l'ora di morire anche io lì, no? E Karim si salva, così è poi lui che deve andare avanti. E noi lo aspettiamo. Io non sto trovando niente comunque. Voi non avete idea di cosa c'è nella zona radioattiva? C'è no, sono stato anch'io, sì. Di tutto. Mado, sedie a rotelle, cavallini a dondolo, vestiti, spazzature, vestiti di tutto. A rotelle. Sarebbe da approfondire un po' di più a sto gioco qua, eh. Se riuscissi a trovare la porta luminosa, Questa è l'unica cosa che non mi piace. Cioè, è ovvio che mi devi dare un po' di sfida, ma non mi metti il tempo, ti prego. Sì, effettivamente. Fa la versione per chi vuole solo godersi la vita. Non sono pochi, però. Però cioè, sì. Ricordati che trovando. Una backroom è un labirinto, praticamente. Quindi. Sì. Ed è tutto uguale. I punti di riferimento, per fortuna, qua ci sono. Perché molte stanze riesci a riconoscere. Ma. Fammi semplicemente due versioni, una un po' più hardcore, appunto, dove c'è i minuti, un'altra invece scialla, bella. Ma sai che io non riesco più a trovare effettivamente il posto? Io sì che sto girando in tondo. Ah, sì, mi ricordo. Io sto correndo come un pazzo, tra l'altro dove c'è il mostro che paura, però sì, non trovo niente. No, l'ho sentito, ho fatto boom 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 con i passi. L'ascensore, sono arrivato. Ciao, che vado. Io sono in corridoio. Ma non so, Liron... cioè sicuramente devi avere un buon senso nell'orientamento, ma in una backroom è impossibile, credo. Come, cioè è tutto uguale, quello è il problema. Romina, però per il resto mille veramente per mi piace, mesi. Mi sta piacendo, mi sto poi divertendo. Tutto sto bordello è nato da una foto. È incredibile. È la stanza di un ragazzo. Dai, ma non ho trovato niente, gatto. Quanto vi manca? Neanch'io, due minuti. Un minuto. Ce la fai, non ho qua. Ho sentito un bongo. Anche io ho sentito qualcuno che sbatteva la wall, era su del metallo. Poi è bello questo perché comunque sì, ti ha fatto trovi i vasi. Ma trovi sempre un sacco di cose e non giri inutilmente senza nulla. Cioè siamo spawnati e abbiamo trovato roba, cioè. E paura quest'ombra, chi è? Io sono credo. Io. No. Ah, sì. Sentivo anch'io camminare. Allora io con ti chi seguo, sono? Ti seguo. Oh no! Madonna. C'è un altro mostro. Grazie, Walter White, per i 35 mesi. Sì, metti una cosa un po' più tranquillo. Perché è molto godibile. È veramente molto godibile come gioco. Sì, non è che super easy morire, però. Sto morendo. No, dai. Ho trovato una porta chiusa, ma c'era scritto Locked. No, è quella lì, quella dietro il mostro, eh. Ah, sì, è quella, vero? No, niente, non l'ho trovato. Non è che finiscono semplicemente una certa le porte? Ti immagini? Oppure te ne spawna una randomica per te basta, perché sennò avrei ritrovato quella di prima io. Sì, sì, credo sia randomica ogni volta la porta, Però o è inculatissima e sono morto. Mannaggia. Cazzo. Non posso entrare. Vabbè, in caso versi un po' di rerun, magari troviamo altre cose. Vabbè, perché a me manca un minuto, E poi col cazzo che vado da solo, scusatemi. Vabbè, sì. Cioè, tipo, con voi spettare. Che fate le ombre di merda poi. Cioè, vabbè, dai, mi devo cagare il triplo, mi devo cagare addosso. Sì. Sì, secondo me è randomica la porta. Però due volte su due il gatto ha trovato la porta vicino a lui. Quindi vicino no, però. Non da un'altra zona. La terza volta comunque non era di santissima. Questa è la quarta. È la quarta volta che muoio, no? È il ninja. E io spero ninja. Che la porta. Che lui non abbia fatto che la porta randomicamente possa rinascere anche in zone dove noi non possiamo andare. Quello sarebbe un bel problema. Potrebbe essere un problema, sì. Quello io ho veramente girato tutta la mappa e non l'ho trovata. Io non mi ma ricordo. Ma ti hai girato vicino e non c'era Leon? Magari si bugga ogni tanto. Io non sono abbastanza sicuro del mio orientamento da poter dire
ho vabbè, visto tutto. Più che altro mi rompe le balle che siamo morti nel modo più stronzo possibile. Sì, cagati addosso. Che palle. Io mi auguro che faccia una modalità. Eccola, l'ho trovata. Ma che culo, dov'era? Dov'era? È vicino a un comò, però... No, vabbè, ragazzi, meno da solo non ci voglio andare avanti. Ah, ti vedo. Eccoti. Sai, ti stavo proprio aspettando. Siamo noi, certo? Che palle. Devi vedere, o si fa rerun o provi ad andare avanti. Abbiamo fatto ogni volta tanto. Che ma io non vi posso restare. Sì, guarda la valigia che ci sono i denti. C'è ancora, secondo me, troppissimo da fare. È quello il fatto. Ma io non posso cioè salvarvi, abbiamo magari. Fatto... Perché qui, guarda, cosa c'era. Qui ci sono 3 armadi Oko. No, dai, c'era il vestitino, c'era. Ah, ma sei un coglione! Io ti odio! Che c'è, Antonello Golfini? Porca puttana, certo, l'ombra del cazzo! Eccoci! Peter Pan dei cinque coglioni! Scusami, è normale che proviamo a farti cagare addosso, no? Mancavano 3 secondi, l'ho trovata 3 secondi la cosa. Ma guarda che c'è tutto il necessaire! Tutta la roba per il radiettino. No! Cazzo. Allora, se vuoi, se sappiamo dai, dov'è, si può fare la rerun. Vediamo un po'. Che aspetta, cazzo, voglio mettermi però la divisa intanto. Ma bellissimo! Sei fico! Ma che figo! Adesso veramente le backrooms sono diventate. Dai, ripartiamo. No, dobbiamo fare run. Però ma sappiamo uccidere tante più cose. No, che aspettiamo. Sono molto triste. No, non t'ammazza, ma no. Come si fa la rerun? Sto io e rifacciamo. Ok. Così vediamo anche se la mappa è la stessa. Peccato fico che non posso selezionare difficoltà né niente. Quello sarebbe stato carino. Ma io mi auguro che lo metta. Cioè, inserisca delle piccole... Ma semplicemente col tempo. Cioè, col tempo illimitato o con il tempo no. Sì. E basta. Niente, più niente di me. Domani durante il web, dai, ti prego. Ciao, Luna, buonasera. Ci sono. Okay. Ecco, ti sai, ti stavo proprio... Chi è che ha fatto sta rascata? Io volevo fare quello che prende sonno, non mi è venuto. Ciao, Posito, hai fatto con il vecchio che arrasca. Scusami. Molto molto bello. Grazie Keru per i 24 mesi. Sarebbe carino anche customizzabile. Ok, PC dei morti mettere i mostri. No. Oddio, sono spawnato in un altro posto, mo. Beh, a me sembra. Ma non è vero, l'inizio. No, io sono in una stanza. Come sei in una stanza? Sì. Sono spawnato nella stanza che abbiamo aperto. Ciao Ryzen. Com'è la stanza che abbiamo aperto? Sì, vi ricordate la prima stanza che abbiamo aperto? Eccoli. Uno. Dove siete? Sono con voglia verso il centro. Sono nella stanza. Sì, sono nella stanza che ha aperto. Come? Ero lì da me. Ciao, Gianni Pandone. Eccomi, sono io. Eccoti. Eravamo passati per la scala per mi andare avanti. Mi sa che è uguale proprio. Sì, sì, sì. E allora era di qua. Ma secondo voi ci sono altre entrate? O bisogna prendere per forza la scala? Ah, non lo so, c'è la scala. Vediamo, intanto vediamo la scala. Che lì ci sono delle frecce. Sono stanco. E qua qua trovata. Grazie Castagnaccio per i 62 mesi. Vanno tutti o ognuno si arrangia? No, come, ognuno si arrangia. Minchia, non è male che ognuno si arrangi, tra l'altro. Ok, quindi bisogna stare attenti perché sennò ci sperdiamo. Io prendo un painkiller di qua. C'è un'acqua di rosa. Prendo. Ok. Vabbè, penso che saremo un po' più veloci ora, dai. Sì, non è randomico nei codici, è possibile che andiamo avanti liscissimi. È vero. Ah, è vero. Ok. Mica, ma che stanchezza. Sì. Liscissimi il cazzo. Ciao, mi do. Le torce dove erano? Non erano qua, vero? Erano più avanti. Sì, erano qua. Ah, le torce. No, le torce erano dopo l'ascensore. Puoi ridere, sì? Gatto? È diverso? No, è diverso, sì. Però adesso è 1, 2, 3, 4 in ordine. Quindi 2, 1, 6, 9. Era 2, 1, 6, 9 prima, no? Mi hanno fregato l'acqua 2 volte. Che sono dei maledetti. Sono dei maledetti. Vabbè, ma sono morto subito dopo loro. Era destino. Ma muoio subito. I primi 2 secondi. Oggi Fall Guys è diventato gratuito, confermo. Yes. Ma ho provato a farlo partire prima e non andava un cazzo, quindi tranqui. No, via. Ho scaricato anche su Switch, anche su Xbox. Perché quel giochino lì, che comunque tu te lo tieni là un paio di partite, te le fai. Sì. Ti fai 2 risate. Bagno. Ma in bagno magari no. Sì, con la Switch. Sconcentro. Lo so, però sto cacando.
Ma io uso il visore in bagno. Ma come? Te lo giuro. Te lo giuro. Uso Wanderers, che è il Google Maps di... Di... Come cazzo si chiama? Ok, qui c'è la porta vetro da rompere. E uso... Però aspetta, non abbiamo le torce, Io uso Big Picture. Adesso su Big Picture la gente sta iniziando a vedere, caricata sul loro computer, i film in 3D. E ho visto un pezzo di Spider-Man Into the Multiverse in 3D. Ed è credo il film più bello della storia del cinema visto in 3D. No, è no, bellissimo. Ma l'ho sempre detto che i film in 3D hanno un futuro solo grazie al VR. Però non tra l'altro, nessuno. Il 3D del VR è perfetto sempre. È 3D, sì. È 3D, però te lo simula. Quindi è perfetto. E tu dove ti metti? Ti metti Ho trovato le torce. Dove sei? Aspetta, c'è una cassettiera. Al, apri. Al candelabro. Non hai preso tutto? Il candelabro. E l'ascensore. Ah, ci siamo divisi. Che errore Madonna. Il 3D del VR è incredibile. Peccato che venga usato solo per il porno. Per carità, fantastico. No, non è vero. Se tu usi la Oculus TV. Sì. Adesso su Oculus TV stanno caricando tutta la roba tridimensionale. Ma anche i film, cioè, ci sono i film proprio 3D. No, sono tutti contenuti per Oculus TV. Ma non me ne frega un cazzo, io vorrei vedere. Sono documentari, sono. Ma i film in 3D te li puoi guardare tu. Se tu te li carichi sul computer e vai su Big Picture nella tua stanza, li puoi guardare illegalmente. Guardo l'orecchio e il poi legalmente li metti in DVD. Ah no, mi sa illegalmente li devi fare. Devo comprare il coso. E poi in Big Picture ci sono i film in 3D, è proprio un cinema, però non in Italia. In Italia quella non, roba ci sono, deve arrivare, non lo puoi fare. Vorrei. Dove cazzo siete? Ci siamo persi, ho trovato il clock pistolone e un orecchio. Siamo dove c'era quello specchio che si rompeva. Ah, tra l'altro non abbiamo più trovato lo specchio che si rompeva. Come no, il film deve essere in 3D, tu non puoi con un film normale vedere quello. In 3D. Lo puoi fare, ma fa schifo. Se il film è pensato per essere altrimenti... 3D, col VR è incredibile. Esatto, altrimenti sei in un cinema gigante a guardare Stiamo i film. Perdendo, che è fighissimo anche quello. È molto figo, sì, poi c'è anche altra gente, si parla, ci si tira i popcorn, eccetera. I cadaveri. Ah, abbiamo trovato i cadaveri. Ma tornate indietro, non prendete le torce. Che c'è, cari? Tanto non se le accendiamo moriamo, gatto. E c'è la luce rossa se ti avvicini. Più che altro non sa... Ah, cazzo, no, cari. Non sappiamo dove sei tu, è quello il problema. È l'inizio. È come si ritorna all'inizio, cari. Vai, ti seguo. No, aspetta, a sto punto apriamo l'armadietto qua, no? Così. C'è la luce rossa, cari. E non importa, mi sacrifico io! A fangulo, cari! Si è sacrificato, mi sa. E come ci andiamo lì adesso? Ma torniamo indietro, posso bere, cari? E torniamo indietro. No, Karim, l'ansia, l'asma. Dove sei? L'indietro, Camino, dove rispetto noi? L'indietro, dove? Ma che cazzo ne so io? Come cazzo sono finito? Karim, non lasciarmi indietro. Io consiglierei queste due, però a breve per me annunciano roba nuova, Sì, secondo me annunciano già il quest nuovo. Di mammi là! E sarà proprio pensato per essere ibrido il prossimo, che già questo lo è, però più o meno il prossimo per me sarà molto più integrato per essere pensato. Ma siete morti? Cioè, devono fare il quest però che non faccia cagare a livello di... C'è il cane, niente. Ragazzi, ma vaffanculo! Sì. Un po' lui! Siamo negli armadietti, gatto. Esatto, ricordi gli armadietti? Sai che è arrivato. Non è il cane, non è il cavoman, è il cavoman! Il cavoman! Muoio! Cavoman, l'uomo che aggiusta i cani. Ma ucciso. Sfigato! PSVR 2 se lo possono infilare bellamente nel culo. Per me, se... Io sto qua. Se ha il cavo, non ha più un senso di essere VR. Sì, ibrido intendeva quello, gatto. Cioè che è potente quanto VR normale, ma senza i cavi. Ma che si collega al PC in maniera sensata, senza i cavo. PC, console, quello che è. Ma scusa, lo prendi in culo? Il Quest 2 è così. Sì, però lo fai in maniera umma. No, non è con virtual desktop, non è niente esatto. Di che. No, lo so, però non lo fa. No, quello che dico io è che lo farà nativamente in futuro. Sì, questa run non durerà un caso. Sì. Sarà proprio... Che già adesso mi pare che si possa fare anche con l'applicazione, però fa abbastanza di merda. Sarà una roba... Il virtual desktop è praticamente perfetto, serve proprio a quello.
Sì, quasi, sì, certo, però allora, una roba più integrata, che è proprio magari anche un po' più leggero. Abbiamo trovato i vasi. Questo io qua. Io non trovo la porta. E noi non troviamo te. E sono morto. Mannaggia al cazzo, aspetta. Che c'è? Vedo tutto di smarmello. No, Di qua ci qua ci sono i vasi. Sì, dipende anche dalla questione del router. Sì, beh, è vero. Esatto, il problema adesso è il router. Dovrebbero creare un ponte. Ma sti cazzi del router, basta, cosa ci vuole fare una merda di chiavetta? Perché deve passare per il router? È quello che dico. Per me a il mano? Prossimo quest verrà. Perché loro non avevano pensato così. Lo so, ma infatti sto parlando del prossimo. Ma ho paura. Che sei scemo? Il prossimo cosa ci vuole fare? Un ricevitore wireless come quello del... del coso? Del Vive, solo che quello del Vive è una roba gigantesca e completamente stupida. Che tra l'altro c'ha la batteria, devi usare la batteria, il power bank per usarlo, è proprio un'assurdità. No, era un macello, cioè, anche perché uno dei primi super professional che è uscito sì, l'HTC. No, ma anche le versioni nuove è uguale, No, non trovo la porta, ragazzi. No, lo so. Ho trovato un occhio. Vedi come ripetitore del drone che va wifi del telecomando. Esatto. Cioè, per me il prossimo quest lo fanno così, con un collegamento wireless anche integrato. Perché cioè, se converto al desktop funziona così bene con il 5 GHz, il router 5 GHz, figurati se è nativo. Sì, ma esatto. Tu senza torci vedi ora qui dentro? Qualcosina. Siamo agli armadietti adesso. Dovremmo cercare di tornare indietro. Veramente di qua, guarda. Okay. Adesso sarà un casino qui, fai attenzione che è molto buio. Non si vede! C'è un'altra porta con la luce, grazie a Dio. Oh madonna, per però non di qua. No, qua c'era il cane. Oh no. Ma dove siete? Sono morto. Ancora? Sono morto. Sì, perché c'era il... Non vedo niente, sono senza torce. Stavo tornando indietro. Ma perché sta andando così tanto di merda? Perché ci siamo divisi e non riusciamo più a tornare indietro. Rerun, rifacciamola per bene. Vi confermo, sono 4 colpi del mostro coi cavi per ucciderti. Sì, però non puoi correre dopo un po', quindi. Sì. Vince però lui. C'era messo tanto, ha fatto 4 colpi in un minuto. Tutto... Tanto ti colpisce anche se ti nascondi, quindi. Piano piano, cioè, noi siamo quelli scialli. No, mi dice che c'è. Oh no, c'è il mostro. Bestia ladra, sento ci dei siamo suoni. Divisi. No, ma guarda che il gatto è vivo, Lì non sono vivo, Oh, bestia mia, che paura! Non so dove cazzo devo bimbo andare. È perché ho avuto paura, mi si sono contratti gli organi, sono tutti rientrati, bro. Fatto come la tartaruga, praticamente. Ma va, fanculo! Sì, ma non si trova sta porta di merda. Mi mangia il culo! Ah. Nice. Oh, non è qua, ho sbagliato. Gatto, ti vedo, gatto. Ti vedo che ti vedi. Ragazzi, no! Non sapremo giocare platformer, ma sappiamo sopravvivere nelle backroom. Non è vero neanche quello, quindi io almeno i platformer li so giocare. Dov'è? Non di là che c'è il boss. I giochi di pelle. Comunque il cavo per il visore... Chat di Lino. No, una merda, Karim. Quanto platformer era quel gioco lì, giusto per capire? Perché dall'immagine è tutto piatto. No, dovevi saltare. Vabbè. Non è possibile, io non sto più trovando niente. Di agosto come ti fai a non fidare di agosto? Di Dillon, dai. Era tanto platform. No, era platform. Tanto? Pochissimo. Abbastanza. Sono 3 risposte diverse, però. Ma perché ognuno ha una... A me piace questa cosa. La differenza... Esatto. Dipende da... A che tipo di platform sei abituato, capi? Se giochi a Shovel Knight, dici... Oh, è bello, è poco platform. Ma infatti, per me già... Platform. Per me già sono 6 salti per un platform. Nella stanza di fronte al VHS... Ho trovato le ombre. Ma che cazzo e lui mi incula, lui mi incula. Che cazzo sono? Il dribbling. Ma sta cosa della porta, più che altro perché non posso star tranquillo. Devo correre come un deficiente a destra e a sinistra. Aiutatemi, l'ascensore. Aiutatemi. Dove sei, gatto?
il mostro. Sono divisi, stanno giocando tre giochi diversi. Ma veramente? Allora, secondo me ragazzi, facciamo ammazza, prima a devannare un secondo. Sì, hai ragione, vai. Cioè, facciamola per bene insieme, perché così, così sembriamo tre rincoglioniti, uno che urla di là. Ok. Oh, siamo vicini però, che cazzo. Ma vicini e non parliamo del visore mentre ci sono i mostri. Comunque il cavo per il visore è la cosa che rovina di più l'esperienza in assoluto. Cioè, concordo. Il fatto che Sony non si sia inventata la possibilità di fare il PlayStation VR 2 senza cavo, per me dimostra proprio che non avevano voglia di fare il VR 2. Vabbè, ma non può essere perché cioè la PlayStation 5 magari non avrà una scheda wifi abbastanza... No, il cazzo è buono il wifi della Play 5, è buono. Vabbè, ma se magari appunto con la cosa del 5 Hz altre cose non riescono a comunicare per bene, ha dovuto fare per forza col cazzo. Allora, no, aspetta un secondo però. Non è che loro hanno fatto la Play 5 e adesso, dopo 10 anni, hanno detto sai che c'è, con la tecnologia della Play 5 quasi quasi faccio un PlayStation VR. No. Cioè loro hanno fatto il PlayStation VR 1 con un Play 4. Sono la porta io, che era un hardware già preesistente. Qua ero su un appoggio marina. Per quanto riguarda Play 5, era ovvio, salve, era ovvio che avrebbero fatto un PlayStation VR 2, quindi potevano fare tranquillamente console e periferica VR paro, che funzionassero assieme. Io sono nella scaletta. Più che altro, quanto pare, è più complicato del previsto, perché appunto se per l'Oculus Quest, che è già di base wireless... No, non è pensato, Attenzione, l'Oculus Quest... Wireless. No, non è, l'Oculus Quest non è mai stato pensato per essere collegato al PC. No, dico in generale wireless. No, vabbè, a prescindere se lo colleghi. Ho capito, allora, tu lo puoi collegare... Cioè, no, allora, prima lo potevi appunto, collegare con il web, gatto, nel senso una qualsiasi roba wireless, tu la puoi collegare al computer... tranquillamente col Bluetooth, no? Sì. Invece il visore in particolare serve il wifi, certo. Serve il wifi, esatto, è una cosa molto specifica, quindi è possibile che non l'abbiano fatto perché è più complicato del previsto. Secondo me no. Però la scaletta, ma infatti vedrai che il prossimo Quest per me avrà un antennino qualcosa. Dove sei tu? No, non Mirko, mi sento. Io sono alla porta. Stai lì. No, me ne vado. Alla porta. Me ne vado. Ah, io sono alla porta anch'io. No, resto alla scala. Alla porta, alla tua destra, Karim, mi vedi? Eccoti qua. Sì, comunque, non posso correre. Cioè, anche prima potevi collegare il visore al computer, sì, con il coso, là, come si col chiamava? Cavo. No, con l'Air. Ciao, si piace. Cos'è con l'Air? Aspetta. Sì. Dell'iMac? No, cioè, tu vedevi quello che stavi facendo sull'Oculus, sul browser, là, come si chiamava? Ah, sì, è vero. Potevi... C'era praticamente quel sistema lì che l'Oculus, ma credo che mandasse da qualche parte in Bluetooth nel telefono, si collegava al telefono e poi dal telefono potevi vedere. È vero, c'era questo collegamento. Sì, ma quello, quello te lo faceva vedere sul PC, non ti faceva usare il PC. No, bravo, esatto. No, sì, ti faceva vedere, semplicemente quella roba là. E poi ti dovevi giocare la roba del Quest, non potevi giocare la roba di Steam. No, ma il Quest è pensato per essere una roba standalone. Quello che sto dicendo io è che già il prossimo Quest per me avrà un cambio e avrà un antennino, qualcosa che... Si ha mangiato tutte cose. Se sono intelligenti, naturalmente. Allora, 2, 1, 5, tutti si sono mangiati. Perché è particolare mirror, che il Quest 2, esatto, che è fatto mirror per essere mobile, quindi con una potenza limitata, tutti i giochi VR di Steam siano compatibili col Quest 2. Ma no, tu di base non aspetta. Il Quest 2 è praticamente come se fosse l'Oculus Link 2185? 5-8. Manca l'8. Ma mi si deve hai ragione, 2185. Allora ok, mi hanno lasciato le briciole, sti maledetti. Si sono presi tutta la roba per la testa. Ho finito i fazzoletti, devo usare la carta igienica, chat. Ma se già il wireless del controller PC crea un disturbo alla scheda wifi del PC, la madonna. Se il VR2 lo fanno senza cavo, un poveraccio come me si becca un delay del visore enorme. Per quello, è per quello, ciao, sì. Lizzie. Allora, il wifi comunque può avere diversi canali e possono creare un'unione wireless proprietaria esattamente come il controller. Vai. Infatti a me funziona perfettamente il virtual desktop perché ho il router 5G e ho... 5 GHz. Cioè, 5 GHz, scusami, e il gioco attaccato torce al router. Qua dovrebbero stare le torce. Sì, esatto. Eccole, che culo.
Easy. Però il fatto di rimanere ancora legati al cavo, cioè ci deve essere un qualcosa che cambia. Sono diversi? No. No, non sono diversi. Allora, io devo dire la verità, però. Quelle volte, magari sarà colpa del mio router o non lo so. Quelle volte che ho provato a utilizzare l'Oculus senza il cavo, sapete che cosa mi succedeva? Si glitchava tutto. Sì, è normale, perché non arriva in maniera concreta e... cioè, i dati non arrivano nella maniera giusta. Ma ci proprio sta. Si sfondava tutto. Mi no, va bene, ma infatti è per quello che serve qualcosa che... non deve passare per il router, semplicemente quello che sto dicendo io lo fa, cioè il Vive lo fa, semplicemente devi diventare un c'è la censura dove siamo arrivati, non ci separiamo per amor di Dio, scegliamo un capitano che va avanti, siamo qua, no non sto neanche correndo, bravo, facciamoci una passeggiatina, bravo. È Gattobello, sì che il Quest 2 ha la batteria, sennò come lo usi mobile? Devi usare lo diventi uno scarafaggio Ercole lì, come si chiama, che c'è quell'antenna di merda l'Oculus Vive 2. Sento i suoni degli animali prorompenti lì che c'è, però il Vive comunque ti dà un'opzione poco funzionale che però esiste, basterebbe miniaturizzarla. Ma giocate o no? E cosa stiamo facendo? Che domanda del sto facendo cazzo in realtà, quello che parlare che succede sempre ad una certa ma sì, abbiamo fatto un'ora e mezza intensa di gaming, adesso un ma secondo lo stiamo, cioè speciale. Non è che abbiamo smesso, non è che ho chiuso il gioco e sono fermo a guardare un muro, stiamo andando avanti comunque. Potremmo, fermiamoci e parliamo ad un anche tavolo. Anche perché stiamo rifacendo le stesse cose che abbiamo fatto prima, che cazzo c'è da commentare? Allora. Lì c'è la porta con, non lo so. Cosa c'è qui? Andiamo a vedere. Andiamo. Eccola. Non iniziamo di nuovo, per amor di Dio. Te lo dico io non... che ho il Vive. Che cosa che è scomodo? Il cavo è per non avere problemi al cervello, perché quel ritardo anche minimo ti rende scemo. Ciccio, che io non ho ritardo giocando con il Quest 2. Che io, però passando dal router. Però è quello il problema, cioè noi abbiamo il router giusto nella posizione giusta. No, perché appunto l'ho detto, a me si sfonda proprio certe volte. Che ma mi vai a creare un antennino buono fatto come Dio comanda che mi bypassa il 5 GHz del router. Ok, qua c'è roba. Il latte, grazie, Gonzo, grazie. Stai calmo, che c'è la roba. Te la diamo, no? Vai, stai negli armadietti. Ho sbagliato. Di qua potremmo andare. Dove siamo? Dove sono? Dove sono i miei amici? Ah, ecco. Tornate indietro un attimo, occhio, che c'è il sorrisone qua. Dai, dobbiamo andare ad esplorare le case abbandonate. Fatto. Però il router è vicino. Certo, ma infatti l'antenna dovrebbe essere antenna sul visore, c'è il sorriso a antenna sul PC. Gatto non morire, ma fatto sorriso fame. Voglio le patatine col sorriso ora. Ciao Marco. Sorriso, che dici? Sì, a sinistra era lì. Se n'è andato però. Ma guardate che siete voi quelli con le torce accese comunque. È vero. Basta, spegniamo. Vai, qua c'è la roba. Qua ci sono i vasi. Proviamo dei codici a caso. Ah, così proprio. Beh, magari si apre. Come l'avevamo trovato l'altra volta questo? Non l'avevamo trovato? Non l'abbiamo trovato. Sono quattro cifre. Sono i vasi, sono i quattro vasi sono. Ma sicuro sono i quasi. I quasi? Il martello però, dove sì, sicuro trovato? Sono i quasi. 1, 5, 8, Allora, venite sempre qua che c'è una gran cucca. C'era il milk, c'era, piglialo. Il milk? Prendilo. Prendilo, prendi o non lo prendi, scemo? Non lo so, non chiudete allora. No, prendo io, ciao. Dove l'avevamo trovato? In un armadietto? Non so cosa sia, prezzemolo. No, il banjo non l'ho preso da montare. Niente. Oddio, ok. Lasciateli aperti i cassetti, così sappiamo se siamo già passati. Ho trovato un occhio. Ah, ok, li apro. Bravo. Ah, giusto. E quindi era lì l'occhio, non è randomica la posizione, va bene. Rosso relativo! È andato rosso via. Attivo. The smile tape. Ma è su YouTube? Ragazzi, qui c'è un altro milkshake e dei painkillers e dei painkillers. Prendete. Preso. Qui c'è un altro milkshake. Nell'armadietto dei cadaveri l'abbiamo trovato. L'armadietto dei cadaveri. Oddio, milkshake. L'armadietto dei cadaveri è quello che si sblocca con i cadaveri. Sì, siamo full. Qua c'è un altro coso, se volete. Ma quanto ci stiamo trovando? L'ho chiuso con Mogazza. Ma arriverà il momento in cui ci sarà questa cosa. E per me la PlayStation lo poteva fare tranquillamente meglio, proprio perché ha già il pad che è suo proprietario. Ok. Piano piano.
Il cavo è proprio una rottura di cazzo per più motivi. Se voi non avete mai usato il VR, non avete idea di che cazzo voglia dire avere il cavo. Poi ci sono giochi che proprio il cavo te lo fanno odiare ancora di più. Sì. Ci ma sono di giochi base che si giocano a 180 gradi, tipo Job Simulator, ma ci sono giochi tipo Gorn. Gorn devi proprio stare girato. E dove non ti ritrovi neanche più, dove c'è il sorriso, Findus. È Blade and Sorcery anche. Non dilaga, c'è il sorriso, quindi fai occhio. Ma il sorriso magari non sparito. Accende le luci rosse? No, non è Ma non è che non lo vedo, io non lo vedo mica. No, ma perché se ne va dopo un po', gatto. Cazzo, ma io non l'ho mai visto stasera. Cioè, è sculato, ciao Wolverine. Il sorriso Findus. Gabriel, dipende dal gioco. Perché, tipo, Gorn... L'ho pure illuminato con la torta. Grazie, Linus. Ma che giochi hai giocato, Gabriel? No, perché ci sono alcuni giochi dove ti permettono di girare con l'analogico quando tu non ti puoi girare fisicamente. Ma tipo Gorn, no. Gorn devi proprio muoverti tu. Cioè, io mi giro su me stesso come una trottola in alcuni giochi, eh. Sì, sì. Occhio che c'è il cane. Però sto notando che effettivamente... il motion sickness mi sta... Non passando, ma molto più limitato. Perché in Gorn ti devi muovere spostandoti con... cioè, tu tieni premuto A e tiri. Sì, sì. Come se tirassi una corda. Ragazzi, già siamo stati qua. Mannaggia. Lo so che basta organizzarsi, però è una rottura di cazzo. La cosa migliore sarebbe appenderlo al soffitto. Però, scusami, visto che la tecnologia sta andando avanti, non vedo perché continuare a collegarsi con sto cazzo di cavo. Potremmo fare le ombre. Sì, facciamo le ombre. Gatto, le ombre. Dove siete? Aspetta, qua. Qua, venga, apri un guide, qua. Fallo tu, che così cambia qualcosa. Cioè... Come si fa? Lo prendi e lo giri. Ah, di là lo giri, ok, fallo tu. Aspetta, che casino. Ok, così. Sì, che il cavo è un impiccio, cinciampi tu, cinciampa tua zia, cinciampa tutto. Ti allontani troppo, ti avvicini troppo. Quanto sto sbagliando? No, sei abbastanza... adesso diventa una mucca. Insomma, parlano una mucca, effettivamente. Ok. Buono. Adesso? No, proprio a sinistra. Non c'ha le gambe. Sinistra. Così? No, più a destra, scusami. Ok. Così? Più giù. No, più su. Bello, su Aval. Ok. Ah, ok, aspetta, ho visto. Ecco qua, così. Ciu. Il treno. Ecco. E qua c'è l'orologio, ma non avete l'ora esatta. Il cacciavite, prendilo. Perché l'avevo trovato nell'altra run, è vero. Mannaggia, Luca. Che cosa? Per queste due esiste l'hiding che funziona col 5G. Sì. No, funziona. Che cosa hai trovato nell'altra run? La lancetta avevo trovato, quella lì che abbiamo restartato. Sì, vabbè. Tanto non ci mancavano. Grazie per 12 mesi. Però non funziona benissimo. Per i 6, grazie mille. E Baba Yaga, gatto. Ammazza. Devo finire. Hai ragione, fatti i cazzi tuoi. Scusa. Let's ok, adesso un sacco. Porca miseria, sempre la verifica del fattore, Strenix. Ok. Spero che ti rimborsino. Ciao Paolo, come sei? Va avanti, Gianni. Vado. Scemo. Dopo Evil Within. Ci facciamo un'oretta. A che punto sei? L'hai più rigiocato dall'ultima volta? Ma io ho giocato due volte. Okay. Adesso sono al sesto, al settimo capitolo. A cosa, scusa? Sta piacendo? Evil Within. Mamma mia, simpatico. L'ho mollati entrambi subito. Ma perché? Gatto, ma lo sai che secondo me sono ottimi giochi da live? Sono al 100% convinto. Sono ottimi giochi di merda, però. Perché io li ho avviati in live. Ma fan cagare, ma forte, eh. Ma non mi sa che sono super fan. Sì, perché succedono un sacco di cose. Spari, ci stanno. Ecco i cadaveri. Chiudi qua col cacciavite. Chiudi le grate. Siete appena passati. Anche cioè, dopo. Per essere sincero, è veramente piacevole da giocare. Mamma mia, non ho mai avuto quella sensazione lì. Ma dipende da che cosa vuoi da un gioco. Cioè, io l'ho giocato completamente. Appunto, è difficile non divertirsi con quel gioco. Succede di tutto. Scusa, quando i primi tre cadaveri sono illuminati, cioè sono pieni di sangue, cosa vuol dire? E sono uno, sono due, tre. Da toccare. Sono tutti uno, due, tranne quello al tre, centro. Sei. Ah, perché io non ho visto come il chiavistello, pensavo fossero numeri. No. 7, 8. Ah, ecco perché, ok, pensavo fossero numero. No, li segni proprio. Ecco qua. Ah, ma allora una cazzata ancora più. Qui troviamo un naso. Un naso. Ho trovato un naso. Eccoci.
Chi è che ha raccolto i painkiller? Ah, li avete usati? Uno io. Ok. Io ho il naso adesso. Ma comunque, è veramente super divertente. Perdiamoci di nuovo per i vasi. Ti prego, no! Allora, dai, ce la possiamo fare. No, ho capito, però, allora, se ti hanno rubato i soldi tramite PayPal e Twitch, io credo che Twitch ti possa rimborsare in un qualche modo. E PayPal pure. Me lo auguro. Anche perché 1358 euro non sono mica pochi. Che scom? Come, no! Dario? No, 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 no! No, e dai! Cazzwork! Non lo guardo. Madonna, è da me! Mimiera! Ma come è da me? Maledetto! Ci sei? Aia! Ma infatti, Bidocchio, io essendo che mi voglio divertire con il gioco e non rompermi le palle, ho messo la facilità a fare, mi godo il gioco. È che era un gioco proprio di legno, il gameplay mi ha fatto proprio cagare. Sì. No, il gameplay è quello che è, bro. Cioè, io sto piangendo nel letto perché non ho potuto giocare Deadly Premonition, che tu non hai idea di che gioco è, gatto. È uscito un 2. Dai, ma magnato! È uscito anche il 2. È quello sì che è un gameplay di merda. Sì, 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 è vero, è vero, è vero. Cioè, il gameplay Deadly di quel Premonition gioco Premonition dovevi è... aspettare, tra l'altro, l'orario giusto per andare bravo, nel boss. Bravo, però oh, che bello oh, no, che... Lì, no, le luci rosse! Le risate che mi stavo facendo con quel gioco, però purtroppo su computer l'hanno messo... è una versione ingiocabile, letteralmente ingiocabile, non la si può quasi sistemare. No, perché no, crash. Scusami, non ti volevo dire. No, ma di che questo volevo dire. Però è un peccato, un gran gioco quel. Di perché merda, c'è qualcuno è un che non nutre speranze su Sony e sul War 2. Sarà esattamente come l'uno, un po' più bellino. Cioè, non ci investiranno mai, anche perché non ha senso farlo. Certo sì. È morto gatto comunque. Sì. Io okay. Capisco Sony che non vuole andare a investire sul War, perché già il primo non ci hanno investito troppo. Quanti giochi saranno usciti? È quello il problema. Un po' di giochi sono usciti, ma sono esclusive. Alcuni erano carini. Visore. Esatto, alcuni erano carini. Era molto bello quello del disco demo. Quello mi era piaciuto molto. Ah, quello Haste. Di... sì, quello dove sparavi dall'auto era anche, era bellissimo. Quello lì. Ma ne tutto... sono usciti i giochi così? Era tutto quello, No, bro, ma già tutto, solo Resident Evil, sinceramente, un po' mi ha sempre intrigato provarlo col visore. Quello purtroppo è un prodotto che non per il visore. Infatti cioè, non puoi giocare sul PC Evil 7 per quel motivo lì. Non puoi giocare sul PC col visore, ma devi moddarlo a bestia e uscire pazzo, e quindi vabbè. Resident Evil 7 era proprio pensato per VR. Wow. E infatti faceva cagare lo shooting e tutto. C'è il martello, ce l'ha gatto. No, cazzo. Gatto, sei vivo però? No, non sono vivo. Allora, aspettiamo. Guarda, aspettiamo che si riviva. Va bene. E poi. Per la fiducia. Piribi. Aspettiamo e non speriamo. Se vuoi del. No! Non ci credo. No, Lino. Che c'è? Le luci sono tutte rosse. Vabbè, a noi piace anche. La Dimitrescu con il VR. Madonna, se me lo compro. Che cosa? Per il nuovo Resident Evil 8 sul visore. Su PS lo puoi giocare. Sì, è vero. Ci sono un pensierino. La cosa bella è che hanno presentato i giochi per PlayStation VR 2, ma non il PlayStation VR 2. Questa è una grande cazzata, effettivamente. Perché Sony ultimamente, infatti, sta andando alla grande, no? Che luce rossa. No, io sto qua. Io non, la PlayStation 5 non la scendo da non so quanto tempo, l'ho accesa solo per Dreams nelle ultime volte. Allora, adesso non ti vorrei dire te l'avevo detto, però te l'avevo detto. No, ma sono contento così, che tanto mi va bene che faccio Dreams, però... Però una run di Demon's ce la vedrei, eh? Io ce l'ho anche, ce la vedrei. Souls. L'ho messo dentro nella PS per vedere se funzionava il lettore e l'ho chiuso. Minchia, fisico l'hai preso. Sento del risentimento? Sì. No. Madonna. Sì, sì. Funziona, un po'. Cioè, semplicemente Sony, da quando è partita la Play 5, non sta lavorando bene, purtroppo. È vero, ci ho fatto Judgment, incredibile. Ne è valsa proprio la pena. Io dove vado? Di qua ci sono già stato, niente. Dai, trova la porta. Ah, giusto, Judgment. Beh, minchia, dici poco, hai fatto tutto Judgment. Sì, che Judgment è stato fighissimo. Ecco, ok, se ne sono andate le luci rosse. Non è vero, non è vero. Come non sono è vero? Sono intorno a me. Io perdo, mi sa, due minuti, ma... No, gatto. E dove sei morto, ti ricordi? No, non trovo neanche più il mio cadavere, è finita proprio. Benissimo.
Benissimo. Allora... siamo distratti troppo, è andata ormai. La... No, non è vero, il gatto si è separato un attimo ed è morto. No, mi sono separato perché ci rincorreva. Esattamente. Sono dobbiamo trovare il cadavere di gatto. In realtà ragazzi, non siamo andati male. Non è vero, non siete voi, scusami. Non siamo andati male, andiamo, vieni. Troviamo il cadavere di gatto. Cadavere di gatto. C'è proprio... sono... Guarda, sono morto dove c'è la torcia. Mannaggia, un cazzo, mannaggia, sta scendo un visto. Non potete sbagliare, sono morto lì. C'è la luce. Cazzo. Ok, vai. No! Ma se ti allontani diventa bianca, poi se ti avvicini diventa rossa. Sono da voi, ragazzi, dovete andare dalla parte opposta a me. Ecco, guarda, sono qui, a posto. Eravate dalla mia porta. Sono rivivato. Ma che culo! Batto 5, gatto! Guardate che sono io, Marco. No, ho sbagliato. È questo. No, ragazzi, Judgment 2 lo facciamo tra un anno, d'inverno. Judgment, serie invernale con la copertina. Bellissimo. No, col sorriso, te, che bello. Sorriso dei longhi, qua. No, che mo fa caldo. Non si possono giocare i giochi difficili. Eccomi qui. Ok. Gattone, vieni da noi con il martellone e sfonda tutti i vasi. Dove siete? Aspetta, mo che mi sono. E dove? Ma i vasi? Sono l'ascensore. Io. Madonna, no. Sei dall'altra no, parte. No, è rosso relativo. Fuck, no, fuck, 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 fuck. Copertino ovvio. Se no come faccio a fare i game? Ma va la luce. Adesso va. Rosso. Piano piano, ragazzi. No, ragazzi, è rosso. E che faccio? Fai finta di niente. Fai finta che è blu. C'è il sorriso di Franco. Finalmente. Mi ha visto. Ma che facciamo? Siamo bloccati, Karim. Che dobbiamo fare? Allora, io mi prendo questo. Bastard. E io devo andare di là. No! È andato di là, mi sa. È caduto in un'altra backroom. Ma si può fare sta vita? Dove sei? Sei qui? Ma sei... Ma che cazzo? Ok, sei morto, gatto? No, però non posso passare, mamma mia. Il mostro di cavo. Non ho capito il gioco. Rizzi, è semplicemente una backroom, però con enigmi che dobbiamo risolvere. È un escape room backroom, esatto. Invece che gli dici, è semplicemente una backroom, se uno non sa che cazzo è una backroom. No, ma perché ne abbiamo fatti mille di giochi di backroom, quindi penso che più o meno l'ho spiegato, però... Il alla rosso... fine, esattamente. La backroom, che cos'è? Che vai, è difficilissimo da spiegare, Lino, cos'è una backroom. Provaci. La backroom è una specie, è un tipo di liminal spaces. Però devi sapere che cos'è un liminal space. Esatto, adesso ci spieghi. Ho trovato delle dita. Bravo. Okay. E la cassetta. Ah, quella è utile. Quella è utile. Mi serve la chiave per aprire. Si può definire anche tipo dei glitch della vita reale, no? Le backroom che ci cadi no, dentro quello, per caso. Sì, ma cosa sono però? Da cosa sono nate? Cioè è che camicia l'ho fatta no, io. No, sono liminal spaces. I liminal spaces sono spazi di solito rappresentati in fotografia o in disegni che anche se non hai mai visitato, ti fanno salire una malinconia e dei ricordi che tu non hai mai avuto. Tipo quelle immagini tipo una scuola vuota. Quando ti fotografano fanno una scuola vuota, ti sale quella malinconia di quando tu ci andavi a quella scuola vuota, tipo dopo le ore di l'orario scolastico, che c'era la scuola mezza buia, e ti saliva quella paura, ansia e curiosità, no? E quelle sono... I liminal spaces sono quelle foto di questi luoghi che ti danno quella sensazione lì. Le backrooms sono un tipo di liminal spaces, cioè non so esattamente... sì, sono backrooms, sarebbero quelle stanze di ufficio che però non hanno niente. Cioè sono... l'effetto liminal nelle backrooms è che sono palesemente uffici, pareti e pavimenti di uffici, ma non hanno persone, non hanno suoni, non hanno scrivanie, e quindi sono posti che dovrebbero avere quelle cose lì, ma non ce l'hanno, e quindi ti danno una sensazione sgradevole, capito? Ma come cazzo perdendo? È possibile che continuo a tornare negli stessi posti? Non è difficile da spiegare, ma no dai, non era così difficile. No, io ho capito benissimo, capito? Ragazzi, il problema è che non so dove è difficilissimo trovarvi. E noi siamo immobili perché sennò ci perdiamo. C'è sennò il signore che burla. Ma basta, non guardare lì. Giochiamo a carte. Ah, io sono arrivato al cadavere dell'Homo sapiens. Quello. Okay. Non siamo lì, noi siamo dove ci sono i quattro armadietti. Esattamente. Ho capito dove siete, però non so come arrivarci. Ho capito benissimo. Neanche noi. E mo? Io sono dal radioattivo adesso.
Ah, effettivamente, cazzo, è gigante sto posto. Se n'è andato, Karim, andiamo, andiamo. Vai, vai, vai. C'è il sorriso? Karim, mi stai prendendo in giro? Ah, pure tu sei venuto. No, no, ci sono, ci sono. Non è che rimango da solo se scemo. Scemo. Okay, cazzo, andiamo dritto, vai. Di qua? Cazzo! No! Ma avete visto? Lui! Lui mi ha visto, lui! Bastardo! Gli ha chiuso la porta! Sei un bastardo, Lino! Sei un deficiente di merda! Gatto? È morto? Ah no, si è nascosto. Vieni, lì non c'è nessuno. Ho un orientamento terrificante io per questi posti. Ma no, è proprio un casino, gatto, non è... Ok, andiamo. Anche perché devo tenere la luce spenta, stare attento. Ah, vai, da roba da pazzi, dai. Credo di aver sentito il cane scendere. Vabbè, sì, lo richiudiamo. Chiudi, chiudi. Andiamo qua, sempre chiudi. No, dritto, segui. No, dritto. Già, ma se c'è una grata, chiudila, santi Dio. Quali grata? Quella. Quella. Quale grata? Aspetta, ragazzi, ho l'ansia, mi devo prendere il biscotto. Vai, chiudila. Dov'è la grata? Ma è qui. Ma non vedo. Non si vede. Allora. Era di qua? Tutto dritto di qua? No, tutto dritto. Eccoci qua. No, qua c'è gli armadietti, dobbiamo andare in vasi. Appunto, di lì e poi sia lì. Non è a sinistra, sì, c'è, qua è giusto, ha ragione lui. Ma c'è, sì, è pieno di mostri, Izzy, sto gioco. Ehi, allora, aspettatemi, sono un po' lento. Non ti preoccupare. Comunque, provate ad andarle a cercare le Liminal Spaces. E che è servito? Rumore nuovo. Che? E che è servito? È stato un rumore nuovo. E niente, dobbiamo spaccarli tutti, lì, gatto. Dobbiamo trovare, ci saranno le altre lancette, tipo, che ne so. Ehi, fu. Vai, non ti preoccupare. Entra. Vabbè. Vai. Ma non c'è niente, ragazzi. Vai. Ma che palle. Illumino d'immenso. Sì, perché se non prendo bene la mira. Niente. Invece che osservate i cocci. Ma come niente, ragazzi? Red key. Ah, non l'ho vista. Stai calmo. Ma guarda, adesso era pieno. Red key. Non è... Ah, so io forse dove l'ho usata, Nella porta, quella dove prima c'era il mostro cavo. Ah, hai ragione, sì. Dove sono finito? Sono finito dentro. C'è della, della vita qua, se volete. Bello. Mi sa che era solo quella, sì, sì. C'era un altro nel dubbio, qui, nel dubbio spacchiamoli tutti, siamo qua. Infatti, magari... Va bene. Ah, c'è l'ultimo qui, amici. Vai. Ti immagini se l'ultimo ci rivela una sorpresa. E invece? Una supposta. Buona. Buona, buonissima. Era solo quello, ok. Oh, che no. Vai. Ok, sì, Red Keys. E l'uni. Io e quella stanza lì quella non stanza l'ho là? Infatti non l'ho mai parlato. No, era da ste bande, aspetta, di qua, vieni. Non ci perdiamo. Danni... Sono oltre del coso, okay. Amici, vai. Stiamo vicini. Andiamo pianino. Non corriamo. Esatto, godiamoci la vita, queste bellissime mura. Che scomodo dover prendere il martello alimentare, che scomodo dover usare il martello per rompere dei vasi di porcellana. È veramente da stronzi. Sì, è veramente una cagata. Di qua? È la volta buona. Si finisce il gioco subito. In no, 5 minuti no, lo finiamo no, adesso. No, non era mai di qua. Ho capito, ho sbagliato. Si fa. Piano piano. Vai. Comunque, per chi non volesse informarsi, andatevi a guardare qualche immagine di Liminal Spaces. Magari vi dà una sensazione strana al pancino. No, poi gli fai cadere. Dipende dalla foto, dal luogo. Vi potrebbe triggerare delle emozioni. La luce rossa non è di qua. Qui c'è la luce rossa, occhio. Lo so che c'è la luce rossa. Che facciamo? Andiamo a vedere di qua, anche se non è giusto. Ho paura, amici. Questo ambiente è ansiogeno. Sì, sì. Si chiama Liminal. Come si legge? Liminal Spaces. Come Subliminal, che è il gioco. Ah, di qua c'è il cristiano morto. Superliminal. Superliminal, prima o poi lo devo giocare. Hai detto un'altra cosa, sì, sì, però non era Superliminal. Non ha detto super... Io intendevo no, Superliminal. Liminal Space? No, l'hai detto tu quello. Oh mamma. Si drogano. Grazie a Dwalker. Sì, è spazio cosa liminale. Ho detto Subliminal. Subliminal, è bellissimo. Però stavo pensando... il mio cervello ha percepito che hai sbagliato, ma non ti ho saputo ripetere come. Cioè, dobbiamo pensa andare che... di là, ma c'è la luce rossa. Io amici. Ci provo, Fatto, sacrificati. Stealth. È passato essere... davanti a te. Nei! Zitti, era lì? Fermo, zitto. Nando? C'è Nando? Qua non qualcuno si è fatto un bagno, eh. Oh, ma mi avete alzato su a me. Siamo qui. È lui! Bastardo! E Gianni Bui. Arrivederci! Mi mangia il culo, No, ti prego, non deperire.
La luce non è più rossa, lì non esce più. Allora uscire. Esco pure. E con me. Salutamelo, eh. Rossa. Grazie alla diatriba. È arrivato da me. È appena urlato noi. Mi sta picchiando forte. Che cazzo, mi sta ammazzando nel cubicolo qua dove sono. Sono ferito. All'americana. Anche io. Sì, mi ricordo. Ciao, Loris. Ma ti puoi curare qui dentro, okay? Ma è Loris Capiros in chat? Ma dai. No, Loris. E basta. Quali Capiros? Loris, basta. Chi è Loris? Chi è Loris Capiros? Non mi ricordo se era morto o meno. Adesso vorrei dire cattiveria. Mi su... sembra che sia morto Loris Capiros. Com'era il ragazzo che... Sif. No, Sif. Simoncelli. Simoncelli, esatto. Vedi. Sic. Sic, che è da Simoncelli. Bazzino. Adesso. Ok. È morto, non è morto Capiro, scusate. Ma pensi che io ieri ho pensato a Maradona che è morto, Maradona. Maradona sì che è morto. Ma da poco però, è fresco ancora. No ragazzi, siamo persi di nuovo? E per no, forza io sono negli armadietti. Scappati. Ah, tu sei ancora nell'armadietto di prima, eccoli! Ho trovato una mano io, e le lancette. Ah. E basta. Ma dove stai, mo? Come te lo spiego? Mannaggia Lucas. Michele Padovano. Sei un bastardo. Io. Un conto è no, se io faccio battute e cose su un mio amico. Un conto è voi dalla chat. C'è qualcosa in quella stanza? No. E chiappati le pillole. Ah, abbiamo trovato la stanza rossa, Lino. E che ok. Ma tu sei stupido nel culo. No, ce l'ha Lino la chiave. Ma sei scemo, non l'hai visto che era lì? No, che non l'ho visto. Se no andava via. È la maglietta verde, un pochettino sì. Guarda, si è pure nascosto. Grazie Asia con la Y. Ma adesso tu esci. Lui! Ma chi è che Madonna, smastica? Ma ricorreva a me o voi? Ti prego! Don't do this! Don't do this to me! Tanti auguri, Asia con la tanti Y. Auguri, tanti auguri. A chi tanti amantia. È mai tutto pure tre quarti Waller, però. Ma lo dici, scusatemi la volgarità. Waller, è uscito, sì. Aspetta, Milino. Cazzi sono... nel culo. Ma io sono tornato all'ascensore. Questa da medico corso. Questo l'hai detto, era un messaggio. No, era il messaggio, però era giusto perché lui ha detto scusami la volgarità, mi sembrava giusto. Karim, abbiamo un problema grave ora. Non ci siamo trovati più, vero? Sono qui, no. sono qui! Ciao! Ehi, Antonello! Eccoli! Buonasera! Ciao! A posto! Allora, adesso, qua! Ma chi? Veloci, che c'è il rosso! Lo aggro! Apri! Affanculo! Hai aperto? Sì, siamo molli, però! No! Tony Gianni, guarda come sto mettendo di me! Aiuta, mi sta ammazzando di botte! Meglio così! Sono drogato! Mi prendo una pillola. Ok, sono dentro l'armadietto. Anche io. Tu sei un bastardo, Lino. Il dribbling! Ma non c'è un armadietto per me. Ma è rotto, ma che sfiga. Aia. No, cazzo, sei morto. Ma c'è un altro cazzo da metterci il coso. No, dai, sono morto. No, gatto, come sei morto. Sono morto, okay. Penso che se usciamo siamo morti anche noi. Sì, e lo sento camminare. Sì. Ma cosa, tu vuoi continuare oppure... Guarda, se trovo la cosa, sì, se no... Ok, se no ci fermiamo, sì, ok. Scolino. Vai, sì, si può uscire. Bevo. Se no, next time... Magari lo possiamo rifare qualche volta. Ma sì, lo a me vorrei capire la trama. Oh, c'è un cane! Galino, gatto, scusa. Mi sa che è difficile. Perché è fico. Cioè, genuinamente fico. Prendi anche qui vita? C'è un altro codice. Sì, prendo dei viti. C'è un codice a 4 lettere, tra l'altro. 4 ragazzi, vocali. Ho trovato la porta. Easy. Che culo. Allora, ti aspettiamo. Eccoti. Come vai? Nel cassetto, Elena. Questo blur che cos'è? Ciao, Giulio, buonasera. È quando sei stressato.
Perché pillole? Ho preso tutto. No, no, dicevo a Lino. No, però pillole, quali pillole? E qua no, le pillole nell'inventario che ti tolgono il blur. Ah, no, l'ho tolto. Sono parole queste, parole. Parole, cinque parole. Sì, hai cinque vocali. A, E, I, O, U, Y. Allora, qua ci sono dei quadri. Grazie, Brisichella. Però non fanno niente. Come sono nel panico? Che è successo, invece? I quadri secondo me vanno usati. Sono 5? 1, 2, 3. Sì. Sai sì, che potrebbero. No, sono 4. No, sono 5, c'è la parete lì. Quante parole erano lì? Da mettere? Erano 5 lettere. 5 lettere. L di Lake. Lake. Esatto. No, ma. Tipo Lake. City. O Street. Beach. Spiaggia, Beach. M di Beach. Ancora L di nuovo Lake. Lake. È beach. È beach. Aspetta, vado io. Ripete. La luce rossa qua. Dimmi di nuovo. L. Street o city. S-O-G. No, aspetta. L. Poi. Allora, qui o è city o è street. No, credo sia un ambiente, quindi sarà city. 46 mesi. Ok, city. L-C, poi. Poi di beach. B. Ok. Poi L. Lo sento correre, il tizio. E poi... Aspetta, devo ancora tornare alla B. Niente. Tu non hai idea di quanto sia difficile girare sto coso. No, posso immaginare. Beach, L di nuovo. E poi B di nuovo. Ok, proviamo. Che hai detto? Sento il mostro io? Sì, ho sentito dei rumori, ho sentito, ma non... Te l'hai fatta? Dimmi che siamo dei geni. Non l'ha fatto. LCB, LB, non lo fa. No, quindi o non è city e o non è lake, magari è montagna. Perché lake non è una location, è montagna. Prova montagna. Prova al posto dell'L, mettiamo la M. Prova street poi, per sfizi se non funziona. Non funziona. Prova street allora. Se street allora è lake prima. Vabbè, dobbiamo capire, cioè lui che cosa vuole, come sta ragionando. Perché sono che dei... È proprio difficile girare, mortacci. Dante, ad esempio, potrebbe non essere la spiaggia, ma... che cazzo ne so? Sand. Sì. Mare? Sand. Mare sì, tipo? Sì? Sì. Non c'è la C ricordo. Nelle lettere. Ok. Non c'è la C. No, aspetta, sì che c'è. La vedo. Ecco. C, M, C, B, M, B. No, niente. Sì, potrebbe essere. Però... Quindi allora facciamo... Montagna o lago? Cosa diciamo? Non lo so. River. Cioè, il lago è importante. Anche è un lago o un fiume, vedi bene. Che cazzo ne so io se si ferma o meno. Capi. È un po' tirata, forse. Forse non è corretto così, sai. I quadri che sono le stagioni. Oddio. Sono le stagioni? E che stagione è? Allora, la città mi sembra autunno, volendo. Non so, mi dà un po' di autunno. Forse è un fiume. Quindi R. Potrebbe essere, River. Però cioè, non è una roba... Cinque stagioni, poi, effettivamente, Mirko. Ma bravo. No, si ripetono. Si ripetono. È vero, infatti. Che si ripetono. Ma allora, Mirko, ma che dici? Mi lascio trascinare dalle cose. Perché dipende se... Lui intende la città o il... No, è troppo... Ci serve un indizio, secondo me. Ci serve la chiave di volta, sì. Non è possibile. Sì. No, secondo me è quella la chiave di volta. Però dobbiamo capire cosa intende lui per i quadri. Esatto. No, la chiave di volta che ti dica cosa sono i quadri. Che cazzo... è una strada. Per me questa è una street. Cioè, quello che si vede di più è la strada. Sì, esatto. Lo skyline... Quindi se è street, quello è lake... E l'altro che cos'è? Beach. Allora è beach o sì? Beach. Però quello stiamo mettendo. Sono tante, sono 5 lettere. Per quello ti dico lunga. Che secondo me non è corretto. Allora, proviamo a vedere se c'è un foglio da qualche parte che non c'è. Lo spiegava appena meglio. Guardato. Tacci vostra, guarda. E sto armadietto rotto, possibile che non ci sia niente? Sto andando un po' indietro, così guardato, giusto per controllare. E basta. Allora, fammi vedere. Quella poi sembra quasi pure beach. Un'isola. No, il primo è... No, stavo guardando... Secondo me è montagna, comunque. Cioè, è tipo spiaggia, montagna, città. Sarà quello. No, l'ordine sarà giusto, secondo me.
Secondo me spiaggia, montagna, città sono le tre cose di vacanza. M-City. Sì. E allora, ah, Lino, chi c'è? Gatto. Io. Allora, M. C. C. B. Ah, non ci... B. Non lo trovo, aspetta. BC. BMC. BM. No, MB. BMB. Sì, 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 deve essere così. Posso saltare, magari qui dietro c'è qualcosa. Niente. Aspetta, dai, dai. No, non va. No. MCB, allora... MB. No. E che cazzo è? River City, sì, River City. Proviamo. R. No, ma perché per forza così è, bisogna solo capire come la R-C- intende lui. Sì, quindi. Sì, però fa comunque cagare, eh. È troppo, no, è troppo più generico. Altro, no, perché devi capire lui che cosa perché ha pensato, è la sbagliato. La spiaggia è perché bisogna capire se lui dice... No, no, c'è la S. C'è la S? No, sì, sì. È quello il problema, ci sono tutte le lettere di quello che stiamo pensando noi. No, non tipo c'è la S, ragazzi, non c'è. Sei sicuro? Sei sicuro? Sì. Mi sembra di averla vista prima. E allora sarà la beach. E allora è la B. Fatemi vedere se c'è qualche indizio veramente. Ma mi sembrava ci fosse vista la S. Vista la S. Io, ragazzi, io non la sto vedendo. Al centro non c'è. Non è che magari va messo un'altra... Un cazzo. Non c'è, non c'è. Non c'è niente di niente. Cioè, non mi sembra che abbiamo trovato altri indizio che... Scusa, prezzemolo, dov'hai vista la S? Hai detto che l'hai vista dove? Forse è water perché è l'unico elemento presente in tutti... No, non è vero, in città non c'è l'acqua. Oddio, però aspetta. Questi quadri qua, che cosa ti fanno dire in mente? C'è la B che è simile, a posto. Cosa vuol dire, Lino? No, nel senso che più che le iniziali potrebbe essere... una parola tipo che ne so, però sono solo quattro lettere quindi non in questa, tipo view, no, sono cinque o una cosa lettere, del genere cinque. È appunto cinque. Una parola di cinque lettere che possa essere accomunata a tutti questi qua, non lo so, magari può essere, capì? Paint no, oddio, però sarebbe veramente incredibile. Paint da stronzi, non credo, non c'era la P comunque se non sbaglio. Ti vogliono far non c'era P, non capire c'era una P. Parola. Sono paesaggi. Ma water non c'è, ragazzi, in città. Non c'è nel quadro. No. Non c'è neanche la W, quindi non... Views potrebbe, però non penso proprio. Le scene pure. Scene potrebbe essere. Foto, ma sono foto. Ah, sono foto effettivamente. Foto? C'era l'H, non me la ricordo. No, non l'H. Mi pare ci sia l'H. No, sì. Colore comune no, penso... Cioè, sono tutte foto di... Rebus. Cioè, sono una vista. No, ma poi le ripetono, quindi è palese che le foto che si ripetono sono la stessa anche lettera. Anche questo, è vero. Cioè, due anche volte la spiaggia, due volte la montagna e una volta la città. Questo. Sì. No, no, anche questo è vero. Solo che qui non posso io intendere cosa vuole lui con le immagini. No, no, no. Dammi un foglietto. Perché adesso c'ho il blur? Non ho visto giusto, niente. No, c'è perché c'è il non ci sono PS, V, la roba rossa. C'era così, primo quadro, prima lettera, seconda. Se la parola funzionasse così, primo quadro, prima lettera. Quello è sì, quella è la base da cui siamo partiti. Il solo problema... che non sappiamo la lettera. Esattamente, cioè perché questa qui può essere montagna. Quello è il problema. Lago, fiume, le Alpi, che cazzo ne so, qualunque cosa, capito? Qua c'è una città, sì, ma tu vuoi farmi capire che è una strada, è una city, che comunque cos'è? Ci sono gli alberi. Ci sono non sempre ci sta, gli alberi, sì, ma no, io avrei montagna... usato cinque immagini diverse per fare una cosa del genere, non che due che si ripetono e una no. Che città? E allora non è che magari devi mettere quella che non si ripete, tipo city? Però City sono quattro lettere. O c'è, quindi c'era. Niente. Sì. No, Street, sì, c'è però, perché. Sì. No, non c'è la S, vedete. Poi effettivamente l'ordine. L'ordine potrebbe. Siamo sicuri che è da sinistra verso destra? No, potrebbe ovviamente. Da destra però sarebbe sinistra. Da stronzi fare un enigma e poi complicartelo moltissimo così. Cioè, questo qua è sbagliato. Mi devi far capire come vuoi intendere. No, c'è un indizio in giro per forza. Grazie all'aria stanca per i 9.000. Può anche essere town, ma sai, Federico, è vero? Puoi scrivere beach? Per intero? No, ma la città potrebbe essere anche town, volendo. No, al posto di City Street.
Ma Beach però non c'è. Non c'è l'H, cani, non c'è l'H. Non c'è l'H, giusto, è vero. Beachb. Vogliamo provare con Town al posto Lake di City, City Ocean, Lake Ocean. Ma non ho già provato quel lavoro lì. LCO, LCO. Mi pare che l'ero già provato. Ma che casino sta succedendo, tra l'altro. Che cazzo? LCO. Al posto di C, prova T. LO. A town? No, ma quella non è una town, quella è una city. Cioè, no, in America la differenza tra town e city è enorme. Cioè, sì, comunque non, ma non penso sia americano questo. È quello il problema. Io non so se sia americano questo qui che ha fatto il gioco. Io però penso mi fermerei perché stiamo veramente andando a cazzo adesso. Però ci blocchiamo qua anche la prossima volta. Almeno capire qual è questo qui, capito? Risolviamo questo e poi buonanotte. Secondo me c'è un foglio da un'altra parte. Non è possibile. Ciao di random, ma però scusami, bastardo. Ci sono 5 quadri generici. Un po' di intuito, non ce l'abbiamo. Io capisco che, allora, i 5 quadri sono strettamente collegati al codice. Qua? Ma siamo ragazzi, cioè ogni qua adesso si potevano aprire i quadri. Abbiamo trovato l'indizio. Ecco. Dov'è? Ho trovato un quadro, dei quadri. Guardali da vicino, insieme nascondono un codice segreto. Guardali da vicino. Ma Gesù mio. Guardali da vicino, c'è scritto, sì. Guardali da vicino. Vuoi vedere allora, che ci sono delle lettere nascoste? Sì, è molto probabile ci siano delle lettere nascoste. Ma da vicino in che senso? Ma va capito. Guardiamoli vicino. Da vicino. Sono molto da vicino, vicino sono inguardabili, però. Vuol no, dire lo qualcosa? Vedo, ma non vuol dire niente. Cosa vuol dire da vicino? Zero, stiamo ancora giocando a questo gioco. Vediamo se ce la facciamo. Non è che se nascondono non delle domani. Lettere al loro interno? All'interno quadri non che si devi... possono... E non si possono aprire. Sembra una... No, no, all'interno del dipinto. Quello pensavo, appunto. Però sta con la luce... di luce rosse, però. L-O-I. L'albero sembra una L o una E, anche volendo. Sembra una P, anche. Sì. La F, palma fa tutto. Una L, un po' tirata. Sembra un po' tutte le lettere. In basso a destra del lago. Dove l'avete vista la R? In basso a destra del lago. Ma non mi dite che è sul muro. Dove cazzo l'avete vista R? Ciao, sto Giovanni. Guardando anche sulla cornice per... Sì, nel lago poi magari c'era una C. Magari look them closer intendeva guardali bene, non vicino. Allora c'è, c'è effettivamente. Ragazzi, ok, è una R, è una P. Dov'è? Si vede dov'è? qua. Se venite qui, qua dove? Dove sto guardando? Mettiti come sto io. C'è una R a sinistra. Aspetta, forse perché riflette la... Oh, madonna, gatto, sì! Ma vaffanculo! No, dai! Vabbè. Bellissimo, però. Vai a scrivere le lettere, gatto. R... Allora, qua siamo strati stronzi noi, perché c'era scritto il codice. Cioè, c'era scritto sì, però, okay, la prima è una R, allora. Vai. Sì, è R. La seconda? Dobbiamo aspettare la luce rossa. Ah, con la luce rossa funziona, eh? Sì. Detective, hai visto? No, non è vero, non è vero. Come no? La R si vede anche senza. Quindi è solo vero. Devi riflettergli la luce. Vedi che riflette la luce il quadro. Devi riflettergliela in modo che si veda la lettera. Però qua io non la vedo. Manco io, perché probabilmente si ripetono. Ma pensa di mammi da... Che cazzo di paura. Che succede? Sei un pezzo di merda. C'è il cane, gatto. Oh, c'è no. Faccio finta di non vederlo. Sto lavorando io. Ma noi non stiamo più lavorando. E lo reckon. Reckon. E probabilmente qua dentro ci saranno le altre lancette. 100-100. Sì, ma... Mo con il cane? Ma che c'ha pizza, mo? Vai sta via! Sta andando via, sta andando via. Aspetta, Ah. Ok. Dato via, questo sta di nuovo R? Bella domanda, non lo so. No, ma è lì, amici. Ah, se ne sta andando. Allora. La prima era R, la seconda... L'ultima la seconda è una U, la seconda è U. Allora, R, U. B, la okay. B di Bologna. La vedo. Qua. La vedo, sì, però non c'è la luce. Non lo non so, vedo. Ho fatto. Che cos'era? Boh, non mi ricordo, era già fosto. Ci sono dei fusibili, però. Ma io volevo sapere. I fusibili o no? Come ruble, fusibili? Ruble. Come rublo era? Inside the back room. Ragazzi, io ho raccolto 4 fusibili. Vabbè, bravo. E ci fermiamo allora? Sì, anche okay. Perché non sapere dove metterli sarebbe interessante.
Ho un'idea su dove mettere questi fusibili. Nel mio culo. Quanti sono? 4. No, ah, uno rimane. Facciamo in due. Va bene, dai, la prossima volta lo rifacciamo. Sono molto carino. Ma non era male. Allora, peccato per il mostro che è stato abbastanza fastidioso, quello dei cavi. Per il resto, bello anche l'enigma alla fine, perché ci siamo scervellati, sì. Ma era figo alla fine. No, bello, più che altro bello, siamo rimasti inculati perché in tutte le stanze l'enigma, la risoluzione dell'enigma era dentro, questa era fuori. Sì. Siamo stati scemi. Però dai, ci siamo molto divertiti. Bello, un gioco carino. Sono contento. Moltissimo. Dai. Ringrazio Karim e Lino che ci hanno fatto compagnia stasera. Lino, noi lo rivediamo anche venerdì, tra l'altro. È vero. Karim, se vuoi unirti anche tu, però immagino che dici di no. Siamo io, Ricky, Shimaru, Lino e Gabriel a giocare le Tartarughe Ninja. Ah, no, grazie. Immaginavo. Che palle, va bene, dai. Passate una buona serata e grazie anche ciao, a voi. A voi, ciao. Ah, amici belli. Sei io ancora qua, deficiente. Ah, scusa. Ciao. Vi ringrazio, ragazzi, per le sub e le resub. Siete fabulous. Vi raido Lino, salutatemelo tanto. E grazie all'aria stanca che me l'ero perso, mi sa, o no? No, sì, no, per le 9 mesi. Noi ci vediamo domani mattina senza ossigeno. E domani sera con non lo so perché. Ma fatevi fare. Perché mi chiedete le cose? Vi raido Lino. Ciao.